E su queste note che secondo me ci stanno veramente bene perché hanno un che di solenne, di drammatico, di sempiterno, comincia la nostra live impossibile. Perché live impossibile? Vi domanderete voi. Forse, poi magari ve ne frega un cazzo, forse qualcuno si domanda perché live impossibile? Intanto grazie mille a... sono 10 mesi. Non so se ha sempre risabbato, rinnovato Super Stealth o se è la prima volta che mi fermo, soffermo bene al gioco. Magari si è cambiato nick, ma Samael Ale. Adesso che lo leggo, Samael Ale, mi sembra di averlo già detto e ringraziato, ma così colpo d'occhio quella AE vicine mi hanno sciolto il cervello. Ma grazie mille Samael Ale per i 10 mesi di supporto. Ogni volta ti soffermo per capire, perfetto, perfetto, è l'età. È l'età, è l'età, è l'età. E ogni volta mi sa che mi spieghi è Samael Ale. Ogni volta. Eh sì, adesso che mi notici sta tornando in mente. Benissimo, benissimo. Ma questa era live impossibile. Grazie a Wikirol che entra a far parte della sua. Guardi, guardi. Vediamo se questo evento incredibile fa sì che. Niente, Steam Elements continua a non funzionare un cazzo. Ma è possibile? Cioè, ma qualcuno gli ha detto qualcosa, signor Steam Elements, che non funziona più? Cioè, la settimana che non funziona, eh. È che me lo sono immaginato io. Grazie mille. Credo felice si nasconda dietro questo account. Ciao, felice. Ci sono cose che voi umani ancora non sapete, ma un giorno saprete. Un giorno saprete. Alcuni un giorno lo saprete, alcuni non lo saprete mai. Così, solo per tenervi appesi. A me, Critical Role. Sì, Critical Role. È veramente la live impossibile questa. Ma questa immagine funziona. Perché Critical Role poi? Qual è stato il nesso che il mio cervello ha deciso di fare? Adesso funziona. Cosa vuol dire? È cambiato qualcosa per cui Stream Elements funziona solo se io ho aperto Stream Elements sull'altro schermo? Può essere una coincidenza, dai. Grazie mille a Candyscopy per i 41 mesi. 41 mesi insieme e devo ancora conoscere i genitori? Cosa vuol dire? È impazzito, Candy, cosa vuol dire? Questa cosa... di una gravità devastante proprio. Comunque, live impossibile. Live impossibile sotto vari punti di vista. Secondo vari punti di vista. Primo, tra tutti. Live impossibile. Perché, come sentirete, oggi non ho messo la solita playlist un po' cyberpunk, un po' incazzata, un po' elettronica, un po' metallosa. Ho messo una un pochino più chill. Per due motivi. La prima è perché per voi questo è un pranzo. Per tutti questo è un pranzo. Per me è una colazione. Quindi un attimino di chill. Ma soprattutto perché nella stanza qui a fianco ci sono la Robi e di quattro che stanno seguendo la live, quindi mettiamo una roba chill, così specialmente il bimbo non si agita. Bimbo che sta in questo momento mangiando, dormendo e probabilmente cagando. L'unico bambino al mondo che riesce a fare tutte e tre le cose che fanno i bambini, ma insieme, in contemporanea, nello stesso momento. E quindi ho detto, mettiamogli una canzone rilassata, così almeno magari si calma e capisce che può farle anche una alla volta, non c'è bisogno di... Live impossibile. È un prodigio, un prodigio, un prodigio, no? Live impossibile perché abbiamo 3 ore scarse in questo momento, perché alle 15 e qualcosa ci saranno live, amici di Intel, dobbiamo andare. Abbiamo 3 ore scarse per vedere 1:55 di episodio. Episodio in cui io spero non succeda niente in maniera assolutamente controproduttiva, in modo tale da non avere chissà che cosa da commentare e riuscire a farlo, se no fisicamente, proprio logisticamente, non ci stiamo coi tempi. Per questo motivo io non cincischierei troppo oltre, comincerei la visione dell'episodio fra un minuto secco, così che allo scattare di mezzogiorno 10, eccolo là, noi abbiamo cominciato l'episodio nella speranza di riuscire a portarla a casa, di riuscire a tornare in file, di riuscire domani a vederci il nuovo episodio in uscita in una full immersion incredibile di 4 episodi di Navigabia in una settimana, una roba che non ho mai fatto nella mia vita. Penso non farò mai più, ma non per altro, perché una certa... Dice, guardiamo anche altro, full Navigabia, solo Navigabia. Però so che c'è gente che si fa binge watching
una settimana, due stagioni di Luxastra che dici tu sei fuori di testa. Ci sono, lo fanno. Cosa dobbiamo fare? A volte lo fanno. Quindi, a un certo punto anche la voce tornerà normale, a un certo punto arriverà al pranzo, proprio una roba, oggi si vive insieme praticamente. In questo io controllo che la schermata sia quella giusta, ovviamente non lo era perché non lo è mai, e ci siamo. Ci siamo con il nostro episodio 11 dal titolo. Fatemi indagare. La forma dell'acqua, è vero, me lo ricordo. Con Nicola che lecca la spada, è una cosa che non so se mi disgusta o inquieta di più, devo ancora decidere. Mio fratello in una stagione, mio fratello in una settimana e qualche giorno, quattro stagioni di Luxastra. Ma suo fratello è un pazzo, suo fratello è proprio un pazzo. Però non vale il per due. Non vale neanche il per 1,5, cioè sto parlando di pulito, raw, dritti. Per esempio, per 2 di mezzi tempi. Però fa tutto cagare. No, per 2, allora è un pazzo, allora è un pazzo, incredibile. No, aveva un sacco di tempo libero. 4 stagioni di Luxastra. Aspetta che soltanto la terza sono tipo 30 episodi, cioè sono qualcosa come. Non dico 60 ore della tua vita, ma. Arrotondiamo, fai 45 ore. Che sono 2 giorni. Quasi 2 giorni. Quindi, se non avesse mangiato, dormito, cagato niente per 2 giorni, forse avrei visto la terza stagione. Come ha fatto in una settimana a vederne 4? È un pazzo! La notte quando tornava da lavoro. Un pazzo totale. Vabbè. Sarebbe interessante poi vedere quanto gli rimane. Nel senso, cioè, se la seguite, ma molto passivamente, un po' dormendo, un po' no. Quindi. Più un sottofondo che altro, allora ok. Se gli è anche rimasto, cioè se ha acquisito da questa visione, c'è un talento incredibile. Questa persona qua. E prima che uscisse la terza, mi ero sparato la prima e la seconda di Luxaster. Ma che la prima è fattibile, la prima sono 11 episodi, neanche tanto lunghi. Quindi si fa, non è. È la terza lo scoglio che ho. La terza è veramente. La terza sono tanti episodi lunghissimi. Ovviamente 30 episodi da, non dico tutti 2 ore, ma. E poi c'è la quarta che invece non durano tanto, non è lunghissima, però pesa un po' a livello di contenuto, a livello di contenuto pesa un po'. Un po' lentina, un po' più lenta delle altre, diciamo. Un nuovo inizio e deve un po' ingranare. Cupobia è rimasto, ci sta, secondo me che gli rimanga il Cupobia ha anche senso, perché è un attimino più impattante, più frizzantino, meno diluito, meno diluito. Adesso, parlando di cose intelose, si comincia il nostro episodio 11 di Navigabia, stagione 2. Probabilmente adesso non farò lo sbaglio, oggi non farò lo sbaglio di essere tratto in inganno dalla voce di Simone. Il lato positivo di guardare 4 episodi in una settimana è che impari cose. Navigazione. Un attimo. Eccoci qua. Ole. La navigazione extra Navigavia è sempre stata estremamente pericolosa. Ah, è contento. Navigavia è Navigabia è sicura. Ah, un'autostrada marina, una ok. grande corrente molto larga che permette di unire popoli, etnie, nazioni, religioni e chi più ne ha più ne metta. Ok, io ho già questa cosa qua. Meno male che Luca non la sottolinea perché. Stupidamente, in maniera assolutamente sbagliata, ma io attribuivo la Navigabia al Grande Blu di One Piece, dove il Grande Blu non è la rotta più sicura, al contrario, è la rotta più ambita dai pirati, tipo nel Nuovo Mondo. Questo concetto di Nuovo Mondo, cioè, era nuovo 700 episodi fa, cioè quanto può essere nuovo sto mondo se quasi tutti ci vivono? La geopolitica di One Piece è un po' confusa a mio avviso, però non è quello il punto. Però lì è esattamente l'opposto, cioè è una rotta pericolosissima, entrare nel Grande Blu è difficilissimo, approdare alle isole è sempre un'impresa, bla bla bla. Qui invece è l'opposto, io invece davo per scontato che fosse una sovrapposizione, ok ci sta, credo episodio nuovo, spero per loro episodio nuovo, cioè proprio sessione nuova, spero per loro, nonostante la camicia di Ukone sia uguale, ma è proprio la camicia da master questa, cioè lui finisce la sessione, la lava. Il giorno dopo, la settimana dopo, un mese dopo, non è importante, quella è la camicia da master. Quindi Luca non sarà mai un indizio per capire che sessione è, ma i giocatori sì. E ci manca Pratt. Siamo nel gruppo A e ci manca Pratt, quindi abbiamo salutato Pratt. Uno degli NPC con la storia più completa, se vogliamo, l'epilogo più segnante e più
più chiaro, più specifico, cioè non ti rimane il dubbio del chissà adesso cosa fai. Sappiamo benissimo cosa fai, poi giorni per sempre sull'isola, la vita del merda, e l'hanno un po' sacrificato. L'hanno un po' sacrificato, lui forse non lo saprà mai, e va bene così. Però è un peccato, però è un peccato. Io me lo sarei accollato anche di più, Pratt, perché dava un bel tocco al gruppo A. Vediamo, vediamo se arriveranno degli altri, se riusciranno a bilanciarsi anche solo così. Vediamo, 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 vediamo. Fuori da questa enorme Hanno corrente, i spostato Giulia, pericoli ecco, sono per bilanciare. ovviamente in agguato. Ne hanno fatto conoscenza i giocatori e i personaggi. Il Kieran Cron. Allora, io perché voglio farvi riflettere su questa cosa. Mettiamo una musica chill, ci aiuterà sicuramente a digerire questo momento. Allora, tu sei il signor in Tale, sei il regista, sei il direttore artistico di tutto. Se ne va Pratt. Secondo me Pratt a fianco a Matt era un'ottima idea, era la disposizione migliore. Se ne va Pratt, devi ridistribuire le sedie. Così a colpo d'occhio parte, e dico, cioè ho guardato l'immagine e ho detto, figa, ma chi è il pazzo che ha pensato che mettere Giulia a fianco a Matt fosse una buona idea? È ovvio che faranno un disastro. Però poi ho pensato, io avrei messo Giulia a fianco a Nicola, anche per il discorso di discepolo, maestro, bla bla bla. Però ho pensato, però figa, sei un pazzo a mettere Leo a fianco a Matt. Cioè, via totale, mi distruggono la sessione dopo un quarto d'ora. E poi ho pensato, vabbè, ma che faccio? Metto Nicola a fianco a Matt? Vabbè, ma chi è il pazzo che mette Giulia a fianco a Leo? È un disastro. E mi sono reso conto che non c'è una disposizione vincente. Comunque tu li distribuisci, sono la ricetta del disastro. Non c'è niente da fare. E c'è ancora scritto Pratt Lemus a schermo. Ma si vergogni, ma qualcuno lo aggiusti. Ma non c'è Pratt, quella è Giulia. Evil is evil. E niente, volevo condividervi questo mio piccolo momento di autismo selettivo nella mente. Ah, gli è passato davvero tanto vicino, per poi schiantarsi sull'antiregno di Bricconia, fare le loro cose da giocatori e per poi lasciare nuovamente l'isola verso nord, alla ricerca Con la di parrucca, ho lidi più capito. tranquilli. Questo Che volevo dire lido adesso, non ho sarà capito. ovviamente la Repubblica Direttoriale di Rutenia. Ma il viaggio, ahimè, non è per niente facile. In Cosa ha fatto Leo? quell'oceano ci sono Adesso ci iceberg, arriviamo, ci sono mostri marini, zone in cui è difficile eh. Che navigare cazzo, adesso per via me di lo. Ha scogli tagliato i e capelli, nebbie cos'è? imprevedibili. Il comandante Porca puttana, non Stinger ce l'ho sta fatta. cercando in tutti i modi di comandare la nave, ha avvisato. Eccolo, eccolo. Cos'ha di stress? È stranissimo, Leo. Cos'è? Ha tagliato i capelli? Non so. Ha un superpotere incredibile, Leo. Cioè, l'unica persona al mondo che si taglia i capelli e ha la testa più grossa di prima. Com'è possibile? Mi sembra proprio una. Ma ha cambiato gli occhiali, forse? Io vedo proprio il viso diverso. Però poi sta la barba non ce l'aveva. Non so, oggi mi si sta sciogliendo il cervello. I personaggi che la navigazione non sarà per niente facile. Tanto che nelle prime ore in cui vi siete catapultati nella Crimson Trinity per andare verso nord, avete notato alcune piccole Non modifiche che riesco a sono cominciare la state fatte. sessione. Ma scusatemi, ma Giulia è l'unica giocatrice che durante tutta la sessione fa solo casino e durante l'inizio della sessione scrive e prende appunti. Che appunti sta prendendo Giulia? Cosa sta scrivendo? Durante la sessione non scrive niente. Ma prima tutto si segna, tutto, qualsiasi cosa di calabasta se la segna. Pazza anche lei. Le settimane che voi avete perduto nella Sta scrivendo, spelonca cosa scrive? alla Crimson. È stato aggiunto un rostro per eventualmente L'avete spezzare fatto le voi lastre alla di ghiaccio che si GAP. possono trovare sul Non se lo percorso. ricordava. Siete sulla Crimson e aspettate di arrivare a Rutenia. Posso dire che siamo per una manica di stronzi se andiamo veramente a cercare un posto tranquillo in mezzo ghiaccio, mostri e una cannonata che è stata sparata da quella cazzo di isola. Posso? Posso? Era previsto? Questo era Matt che Ah, parlava in infatti, stavo realtà. giusto Però chiedendo questo io. potrebbe anche essere John, in effetti, Questa è quindi. Giulia che parlava. Era Ah, previsto? ok, no, no, no. State parlando di casa di Olivier? Perché casa è casa. Ho come un brutto presentimento Quando su casa scusate tua, la mia. maestro. In che senso?
No, non lo so, così dicevo per tu dire. Tu vedrai il calore, oh, il calore che sentirai a casa. Perché? Perché indossi un cappello che sembra veramente molto pesante in questo momento? Tu vedi cosa c'è fuori dalla nave? Mare. Ghiaccio. Ah, quindi ghiaccio, ghiaccio significa? Acqua. No, significa freddo, cagliato. Sì, io tengo cappellino, tiene bello caldo il cervello. Quindi abbiamo una skin. In questo momento consiglierei di cambiare la vostra abbiamo skin. Abbiamo una skin invernale. Pensate. Ma qui è tanto freddo, vuol dire riscaldarsi, quindi... Tu mai hai cagato Calippi, vero? Vuol dire che non ti devi spogliare. Potresti sorprenderti della risposta. Oppure no. Esatto, eh. Ma qui dobbiamo farci restyle, io non ci ho pensato alla mia skin. Adesso sono nel panico. C'è qualcuno che può cambiarsi la skin sulla nave? Rooney! Era sotto. Ehi! Vecchio mio, come stai? Perché mi devi sempre chiamare urlando? Perché così sono sicuro che mi senti. Ma io penso che ci sia un problema. Ma c'è un problema, Rooney! Che problema c'è? Abbiamo bisogno di nuovi vestiti. E lui è un sarto? È un sarto? Beh, sì, ho anche ricucito Limerick. Ma quanti lavori fa questo? Credo che sia la stessa cosa. Allora un medico è alta moda, perdonami, scusa. Cucire sempre cucire, eh? No, perdona, no. Però... No. No, sai, Marcus! Sì? Te sei comunque audaxiano, un po' di moda, eh? Cioè, cucito, eh? Che cazzo è Marcus? Perché Marcus, comunque, in quelle due settimane che non l'avevi visto, ha cambiato un po' il vestiario. Aha. Infatti, in questo momento non è più vestito semplicemente da guardia, ma ha preso un pochino di pezzi di vestiti da pirata. Quindi Aha. Ha sempre la parte sotto, tipo gonnellino antico romano. Che cazzo è Marcus? Pirata? Da Corsaro. Vabbè, io stavo descrivendo la categoria, non... Parole sono molto importanti. Beh, è un po' come dire, si veste come un antico romano. Notate proprio, cioè, palesemente la differenza tra cosa stiamo vedendo oggi, episodio 11, e quello che ci veniva proposto... Vabbè, per me, l'altro ieri, per voi, la settimana prima nell'episodio 10, per quanto riguarda anche un po' a... Cioè, state vedendo quanto sono più reattivi, più frizzanti, più sul pezzo, hanno più voglia di giocare, hanno più voglia di scherzare. C'è tanto veramente da considerare. Quando si fa un po'... Ma io in primis, cioè, io cerco di farlo, ovviamente. Quando facciamo i criticoni di un episodio, qua... Giulia si è persa questa occasione, poteva fare sta giocata. Matt qua ha sbagliato, non doveva dire questa cosa. Leo, in realtà, dovrebbe sviluppare il personaggio. Sì, ok... Però fa veramente tanto, cioè dovremmo davvero segnarci il sì, ok, quanti episodi è che li vedo vestiti così? Perché magari stanno giocando da 6 ore, è l'una di notte, hanno cominciato alle 6 del pomeriggio e sono semplicemente cotti. Anche sta cosa qua è da considerare, fa tanto la differenza. Poi ovvio, cioè uno potrebbe rispondere sì, ok. Uno un po' stronzo potrebbe rispondere sì, sono professionisti, dovrebbero rendere sempre uguale. Vero, però sono professionisti fra virgolette, nel senso che, cioè, lo metto fra virgolette non per denigrare loro, ma perché sono proprio così stanchi, perché quasi tutti nell'arco della stessa giornata hanno lavorato, in quel senso, cioè hanno fatto i professionisti tutto il giorno, arrivano la sera, devono registrare questa cosa in maniera chiaramente professionale, però ci può stare che non ne hai più dopo una giornata lavorativa. Metto in primis Nicola, che so benissimo che lavora tutto lunedì in ufficio. Poi cosa faccia Nicola in ufficio? Queste sono altre questioni interne di Need Games, sono problemi di Petro, io non me li voglio caricare. Però comunque si è svegliato la mattina e in teoria ha fatto cose. Ma questo bene o male per tutti, no? E cioè vedo proprio la differenza di... Soprattutto Nicola me l'ha fatta notare questa cosa, che nella scorsa proprio non ne aveva più. Sono comunque fatti di carne, esatto, va bene, la voglia di giocare, sono fatti di carne anche loro. È la guardia che hanno preso quando sono fuggiti dalla prigione, io non ci capisco più un cazzo di tutti questi NPC qua. È una guardia del dominio Audax che è stata rapita da John, si trovava nella prigione in cui sono finiti John, Kyra e Olivier dopo la festa delle matronali alle terme. Io di sto commento riconosco i nomi. Basta, cioè tutti gli altri fatti per me sono assolutamente ignoti. E su sta roba potremmo fare poi un piccolo discorso, magari domani, perché oggi abbiamo poco tempo, magari domani un piccolo discorso del ma perché mi raccontate cose che sono successe e io non me le ricordo? Domani ci facciamo una riflessione su sta cosa.
Ma a navigare non c'è l'antico Roma, ma è Audaxiano, per far capire. È un cosplayer. Questo è proprio... Io mi immagino... Ciao Joyce. Tra 18.000 gradi sono qui sotto per queste informazioni. No, mi cola il cervello dalle orecchie. No, ma è che questo momento mi immagino Olivier che parla con la voce narrante. Tipo c'è il barone qua. Oh, che hai detto? Cioè... Comunque, e quindi noti che si è messo un po' di pezzi, la camicia un po' più larga, più easy. Ma quei vestiti là dove li avete presi? Che... Tra uno e l'altro, comunque anche i bei sellesi che poi non sono più tornati sulla nave hanno lasciato dei vestiti. Posso provare i tuoi? No, sono miei. Lo intendi prima o dopo? Boh, mentre nel... Ma secondo voi chi sono i due che si scazzottano nel quadro? Secondo me uno dei due è John e si scopre che è un'immagine del passato di John. La butto lì. No, sì, assolutamente, sì, anch'io pensavo... Quindi, Marcus, vecchio mio, abbiamo bisogno di nuovi vestiti. Andate giù a prenderli. Beh, in effetti era facile. Roney! Perché te ne sei andato, Roney? Scusa, c'ho altre cose da fare, non te che mi chiami così. Abbiamo un problema vitale in questo momento, prenditene vai. Ma qual è il problema vitale? Il fatto che dovete cambiarvi? Stiamo parlando con te, disturbo dell'attenzione massimo. Sì, e se ne va, sì, e se ne va, ma che è? Stiamo navigando in mezzo a una ghiacciaia! Ma stiamo parlando con te, rimani ad ascoltare! Ma se la nave affonda, dacci parleremo in mezzo a ghiaccio! Cazzo. Vabbè, ma tanto c'è il coglione. Andate giù in Cambusa! Beh, in effetti andare giù in Cambusa non è un'idea malvagia. Alla cabina armadio! Alla cabina armadio! Che vi devo accompagnare! Che discussione è? E gli prendo la manina. Ma non la via! Volete andare giù in Cambusa? Vi devo accompagnare. Allora, ok, venite, dai, su. Oh, una volta che fa qualcosa, finalmente, grazie a Dio. Ehi, non venite a maltrattare il Rooney. Ho una domanda molto importante per il proseguo di questa serie. Immagino. Ma quindi qua ci sono creature artiche? Cioè, tipo, io voglio combattere da pinguino, prima o poi. Ma che cazzo fa un pinguino? Ti prende a schiaffi. Bravissimo. Io voglio camminare e fare... Ma ti dà delle carezze. Ma perché mi fai queste domande su un pinguino orca? Ma è una di quei cosi che abbracci perché è morbido. No, perché non vuoi la... Tu pensa, io scivolo di pancia e tu io mi serfi. Io sopra di te. E tu mi serfi. Che cazzo si fa sciato? E poi cos'è? Ma Super Mario, ma cos'è? Dobbiamo solo andare alla cabina radio. Siamo arrivati. Minchia, sei lontana sta Cambusa, ragazzi. Voi siete già in Cambusa. Hanno tagliato il delirio. Io per me non siete arrivati in Cambusa. Te lo ricordi? Ho una domanda importantissima. Ahmed, te lo ricordi? Oh! Guarda, l'ha giocato da me. C'è un'orca. Va bene, ok, tutto molto bello, bellissima la Cambusa. La Cambusa vi si presenta un enorme stanzone in cui ci sono un sacco di oggetti accatastati, abbastanza ordinati in realtà. C'è un armadio con un'infinita riserva di vestiti, principalmente però baisellesi, quindi hanno quello stile lì. Io personalmente sono vestito da ruteniano, quindi sono a posto. Però vorrei fare un regalo alla mia discepola, se fosse possibile. Ma non è roba tua. Ma era una cosa molto carina. Ok. Io vorrei farle un fermaglio per i capelli, cioè un qualcosa, visto che hai i capelli lunghi, no, Toon? Con, so che sembra che faccia schifo, però è molto bello, con un po' del pelo di Sergei, come ho io col bacco, se fosse possibile. Possibile, vedi se lei apprezza. Sì, apprezza. Che fa freddo cagarsi addosso. Ma infatti con i capelli legati è completamente diverso questa cosa. Un fermaglio per capelli cosa mi copro? Anzi, peggio, i capelli tengono caldo. Faccio col bacco piccolo. Se io mi trasformo in orso, mi scuoio, tipo avambraccio, poi mi curo. Perché devi farlo? Non accetterei mai! Va benissimo, tu fa fai quello. Col bacco non te lo posso accettare perché lo devi rasare, Sergei. Però se vuoi fare il nastro per capelli... Un nastro piccolo dei capelli va benissimo. Poi ti metti sopra capellino, freddo, eh? Sì. Quindi una cosa carina per così. Va bene. Le sciarpa. Ruodala. Ho un regalo per te. Un altro? È vero, altro regalo per te. Dopo statuetta. A me non fa mai regali. Dopo faccio regalo anche a te quando arriviamo. A me non sono mai arrivati i regali. E invece hai visto? Grazie. Sono delle fasciature. Sono pieni di sangue? Sì. Ma sta facendo la scena Nicola, poraccio, lasciagliela fare. Che devi interrompere? Ho anche un altro regalo. Fa molto freddo, Rutelia.
perché il calore del cuore delle persone è contrapposto al freddo babuino che c'è in giro. Quindi tu, visto tua massa di capelli, molto capelli, molto capellosa, ti puoi mettere i capelli intorno alle orecchie e te li blocchi con elastico fatto con pelucchi di serpente, bello Tanzanelli, gigante, bello peloso, qua, così, bello coso peloso, che se tu hai freddo ti scalda colo. Però sopra capellino. Ok. Ti va bene? Sì, grazie maestro. Ok, tiro fuori il coltello, vado ed esco dalla stanza. Non sta ammazzando Sergei? Perché il coltello? Olivia, tranquillo Sergei, non fa male. Non fa, piccolo taglietto, zic, e passa tutto. Piccolo. Orecchio serve? No. Ok, no orecchio. Oh, sopracoda, ricresce. No. Dimmi tu, gamba? Ok, perfetto, sotto braccio. Guarda, cancello, che taglio un pezzettino di un friggitore di pelle e poi metto. Una piccola macchina da cucire. Sì, dove ce l'avevi? Io so. Un rutenia non lo dice i suoi segreti. Ho capito, ma io immagino una Singer piccola così, piccolina. Sì, esattamente. Avete chiesto, sì, io sono sarto e potevo farvi vestiti rutenia? No, quindi fottetevi tutti. Sono sarto io comunque. Posso fare una cosa nel mentre? Incredibile. Tanto ormai. Io sono veramente onorata che il mio maestro mi voglia fare un regalo così prezioso. Insomma, poche persone, quasi religiosa, mi avevano spirituale. Fatto regali. Quindi aiuto il cazzo, dai! Sono riconoscente. Bellissimo, quindi andiamo avanti. Un enorme sorriso, esco dalla stanza e vado a cercare Pasquale. L'unica cosa che voi potete sentire infine dall'interno della cabina è un... niente di nulla. Dopo pochi minuti ritorno con nulla. Un delirio di più. Sapevo. Il culo scoperto di Pasquale. Troppe per essere... Con un mazzetto di piume di Pasquale. E inizio con le poche cose che riesco a trovare all'interno di questa cabina. Sì. A legarle e unirle. Faccio per te un orecchino con le piume di Pasquale. Bellissimo. Adesso vado a farmi un orecchino davvero. Beh, magari finiamo le riprese. Fatto di merda perché non sono capace. Immagino, sono concentrata piume di gabbiano, a fare questa sorta di orecchino con le piume di Pasquale. Ti ho preso le piume più belle e più lunghe. Vedo il culo. Sì. Vediamo cosa c'è. Ma io cerco un bel cappottone, qualcosa proprio che scaldi, che sia anche più grande di me, dove ci può stare dentro anche una o due persone, nel dubbio, metti che fa freddo, non si sa mai, certo. Necessità proprio. Girando trovo questo qua proprio bello, viola, bianco all'interno con tutti quanti il pelo proprio tipo tappeto dell'Ikea. Indossi questo cappottone e senti ancora che ha un profumo abbastanza forte, tipico delle zone appunto di Baisella, un profumo, non odore, un profumo. Però nella tua testa senti una voce. Non mettere quella cosa, ti prego. Ma c'è una cosa che è bellissimo, non guarda. Metterlo. Ma è stupendo, non guarda che metto. Bello che è. Boh, sì. Cioè non nel senso... lo mettere. Perché no? Dai. Ah, perché? Perché tu andavi in giro con gli strazi? Beh, no. Vabbè, sì, insomma, cioè nel senso, capisco. Cioè, guarda, eri sempre vestito come un barbone, avevi dei vestiti orribili. Ehi. Non è che un po' di gusto ti farebbe male? Ma il mio mantellino viola l'hai anche indossato. Tu hai idea di con chi stai parlando? Sì, lo so benissimo. Allora, potrei avere mille altre cose che sapevi fare. Vestirti sicuramente no. Hai zero gusto su questa cosa qua. Rune, ho veramente così poco gusto? È un po' cattivo effettivamente nei tuoi confronti. Come mai? Mi sembra un po' esagerato, Bacto. Non pensavo di essere messo così. Sono lì con lo sguardo perso. Ma Bacto, ma pensavo fossimo amici. Se avessi messo qualcosa del genere, forse un po' più di donne riuscirei ad averle, eh? Ma è scemo? Non lo so, mi ha preso una botta in testa. Mi sento tanto ferito, però. No, ha ragione, però. Ma non ti sta neanche guardando. Runei! Sono un po' confuso in questo momento. Tutto bene, Bacto? Sì, stavo guardando il cappotto. Molto, molto bello, sì, molto però bello. Potresti anche chiedere scusa. Per il cappotto? Chiedi scusa. Hai trattato malissimo Joe. Chiedi scusa. Ma
Non è vero, ho preso un cappotto, lo volevi tu? Ma se gli chiedo a dire che si veste come un barbone, che brutto, non ha avuto neanche una donna, guardalo. Non me lo ricordo. Ma c'è, scusami. Ma non Zon. Gliel'hai detto. Ma con chi parli? Cioè, qua davanti, guardalo in faccia quando parli in persona, almeno, maleducato. Con la lacrimuccia che scende. No, ma Zon, non stavo dicendo... E poi se posso dire, questo cappotto fa pure cagare. Oh, ecco. Allora, quante... Scusate, a termini di vestire, a termini di vestire qua, posso fare le scarpe a chiunque. Che mi... Ripeto la domanda, hai mai cagato Calippi? Perché ero utente a capite se... Ti rispetto una scuola. Come sì, ti chiudi? Ti ripeto, sì. Hai cagato Calippi? Storia lunga. Cos'è un calippo? È un tubo di ghiaccio aromatizzato, tipico Kalpushk, tipico dolce ruteniano. In pratica puoi usarlo come attrezzo per i giochini. No, in cui... no, si mangia, tu apri bocca, fichi bocca. No. C'è la gara di chi riesce a scioglierlo prima. Non c'è nessuna gara! Fa lo non stesso, c'è. Bacto, non mi interessa. È un dolce ruteniano fatto di ghiaccio, ghiaccio e sciroppo di frutta. Che ti fa cagare? No, si dice cagare Calippi perché è un lungo tubo così di ghiaccio. Ghiaccio. Hanno anche un gusto? Io non rispondo a questa domanda. Ma esce dal culo quella roba? No, è un mo, è figurato perché fa così freddo che tu Calippo mangi, però caghi anche, no? Perché fa freddo. È finto, non succede davvero. Ma quindi. Sì, ti immaginavo che l'auricolare si fosse. Chiedi scusa, per favore. No, in quel momento, mentre voi stavate parlando, vi girate e vedete John con tipo quattro cappotti addosso diversi per fare. 3-4 cappelli. Sì, sì, tipo. Sì, sei vestito di merda. Ma perché John piange? Perché sei stato stronzo con lui, credo. Tanto sto tentando di trovare cappottini. Non stavo parlando con lui, stavo parlando con... Con? Runi. Con Limerick. Limerick è morto? Sì, circa. Fai finta di avere un trauma, Bacto, fai finta cosa vuol di dire avere fai un finta trauma. Di avere un trauma? Cosa vuol dire, do una testata per terra? No, che trauma? Ma sì, sei pazzo con quello che ha passato? Ma come la tratti? È un trauma che è morto. Io soffro. Ma non è vero che soffri, non ti ho mai visto. Piangi, piangi. Perché Limerick è morto. Era un maestro per te. Keller, ti prego, se io muoio, lacrimuccia piccola tu versi. Piccola, una sola. Piccola lacrima, una. Un minimo di tristezza. Mi do uno schiaffo in faccia. Questo qua va bene come vedi, trauma. Vedi, lei solo pensiero si autoflagella. Sì. Sto piangendo, visto? Mi dispiace. No, veramente mi dispiace. Sì, sì, perché tu ma no? Ma so che è stato un trauma per te, però è morto. Sì, Falla un po' di scena. Sono un po' combattuto su questa situazione. Perché all'inizio sì, però poi no. E adesso quasi quasi... Ma in che senso all'inizio sì, poi no? Vi ricordate quando Limerick parlava con cose, tipo ogni tanto, pazzo? Sì, era ubriaco. No? Beh, sì. Cioè, sì. Però, no. Stai diventando molto come Limerick in questo momento, io te lo dico, molta paura. Anch'io, è un terrore che sto portando dietro da un sacco di tempo. Ma, avete in mente quando, no. Ecco, lui poteva parlare con tuo padre? No, forse no, navigazione. Sei così esperto. No, non era tuo padre. No, non era tuo padre. Sì, era tuo padre. Dai, mio padre. Che se ci pensi ci arrivi. Oddio santo, che cazzo ne so, siete tutti uguali. Capisco se ha preso una botta in testa forte. Siete chi? Diventato pazzo? Ma Limerick o se conosceva nella testa? Tuo padre? Non sto capendo, come faceva a conoscere papà? No, ma non tuo padre, suo padre. Su mio tuo padre? No, non tuo padre, suo padre. No, ma papà. Mio padre? Ehi, mio padre era un gran signore. Conoscevi suo padre? Conoscevi suo padre? Conosceva tuo padre? Non lo sai, ma conoscevi. Chi? Limerick conosceva tuo padre. No, non lì. Ma cosa c'entra Limerick adesso? Cioè, io mi sa che il trauma è molto... Vieni, ti do abbraccio. Io sono lì che intanto cerco di spiegare mentre sono abbracciato. Pelo in bocca, dall'altro la sua pelliccia. Allora, ti ricordi che Limerick parlava ogni tanto? Parlava con suo padre. Ragazzo. Padre di Limerick. Ma se era ubriaco, dici no, cose a caso. No, non era ubriaco, perché poteva sentirlo. Era anche ubriaco. Ok. Era anche ubriaco. Lui poteva sentire suo padre e sentiva le voci. Sì. Brutta cosa sentire le voci. Ora io sento Limerick. Ecco. Nella tua testa. No, l'ho detto. Sì. Io direi che forse soppressione controllata è cosa corretta. Deve essere terribile. Quindi lo senti sempre, non è stato solo quel momento lì? Pensavo che io fosse solo quel momento là, ma a quanto pare è sempre qua. Quindi non è stato l'effetto magico della grotta? Cioè tu adesso lo senti sempre? Sì. Sei un profeta? Questa è una maledizione. Tantissimo, non me l'aveva detto tutte queste cose. La maledizione quindi del coso Mannaro? Sì. Il grillo Mannaro? Il grill.
Il grillo, sì. Ma quindi tu adesso sei immortale e... Senti... guardo, c'era vicino, non mi ricordo chi era. Runei. Sì. Io me ne fotto. E senti le voci nella tua testa? Sento le voci nella mia testa, ma l'immortalità non esiste. Ma l'hai detto la volta scorsa. Ma eri anche molto felice. Ma... è anche molto comodo. Grazie Marco per i 28 mesi di permanenza disgustosa e di supporto. Mi andrei a prendere qualcosa per cortesia? Dici che cosa brutta, è bello. No, scusate, aspetta. L'abbiamo scusami, più fatto quel buco scusami che avevamo fatto nell'altra parte no, della nave? Porca troia, allora, Runei di merda. Quando ci sono le cose importanti rimani qua, però quando cazzo stiamo parlando no, con allora... te ne vai? Che cazzo ci fai ancora qui, Walter? È la cambusa, è la mia zona. La tua zona? Ma non sei lo schiavo, vai a fare cosa. A parte che Runei, secondo me, è degno di a sapere. A parte che, perdonate, Runei, perdona, è una cosa intima tra di noi. Puoi lasciarci da soli? Ma potete andarmene voi fuori dal cazzo della cambusa che sto lavorando qua? Ma ci stiamo ancora vestendo. E allora finite di lavorare... e per tutti gli oceani andate fuori dalle palle. A parte il fatto che, scusa, molto maleducato, perché senza noi tu già morto, molto male, ma molto male. No, noi non, credo. Noi abbiamo salvato nave, cose nostre, morto, distrutto tutto, morto, distruzione. No, ma credo che non ci sarebbero state tante distruzioni. Ci sarebbe stata tutta la distruzione. Scusa, tu sei con noi o contro di noi? Noi siamo tutti la stessa squadra, non c'è un noi o un loro. Perché? Perché, John? Non lo perché? So neanche io! Perché ce l'hanno tutti con me? Non lo so, io l'abbraccio e iniziamo a piangere entrambi. Ma sei ancora come qui? Si chiamava Tassoniglio? Il Tassoniglio, il nome che del io Tassoniglio. Io lavoro qui! Aspetta, Rune, senti il rumore di Tassoniglio in fondo che chiama? Lo stavano, volevano cucinarlo in cucina prima, esatto. Visto? Nessuno vuole cucinare, Terry! Vai a vedere, vai a verificare, metti che muore? Cioè, Rune è la rappresentazione di Luca, comunque. Ma Rune, tu sei felice della tua vita qua? Sento Terry che mi sta chiamando, perché ogni volta che doveva stare con noi se ne va. Quando deve andare se ne sta con noi, ti giuro. Io ho anche chiesto educatamente che vada fuori. Siete rimasti da soli? Sì, dov'è sono Rune? Immortale. Ma in che senso sei nel immortale? Nel senso che non muoio. Anche tu sei immortale? Non ne ho idea. Beh, boh, forse, non lo so. Ti prego. Però aspetta, perché qui quindi c'è il dubbio di John? Tutti, no. No, ma già... Ma perché dovremmo fare una cosa del genere? Abbiamo già parlato, è venuta fuori questa cosa qua. Volevate già farlo? No. Quella è prova definitiva, però. Ho capito, ma allora, tu oggi ce l'hai col coltello, hai smembrato l'orso, adesso vuoi smembrare lui? No, l'orso è già guarito, perché il tocco di Matushka, do bacino di baletto, torna qua. Intanto però l'hai smembrato, cioè... Per mia discepola, queste sì. Altre. Ma, la domanda vera è, ma tu senti soltanto Limerick o senti anche tutti gli altri? Oh mio Dio, dimmi che sento solo te? Sì, senti solo me. Ok, grazie a Dio, sento solo lui. E quindi Limerick sente ancora... Beh, se vuoi padre. Posso cambiare voci però. Aspetta, sta cambiando voci, sta cambiando personalità, fermati, non farlo, fermati. Hai creato una cosa sbagliatissima. Ciao, sono il 73esimo. Non è vero, sei sempre tu, sei sempre tu. Ah, sì, è vero, sono sempre io. Zon, potrei odiarti in questo momento. Esistono pilloline. Ero innocente la mia, sono curioso. Per far andare via voci da testa. Non può. Ti prego, sì? Sì? Sì. Vuoi la soluzione ruteniana per far andare via voci da testa? Ah, forse funziona. Sì, sì, prova. Non funziona, ha detto. Prova. Ha detto che ha già provato. Ah, ok. No, sta dicendo, non funziona, lascia stare. Ma è qui dentro, Limerick? Sì. Ma quindi Limerick ti vede? Mi manchi tanto. Ma aspetta, mi può sentire loro? Lui vede quello che vedi tu? Sente quello che senti tu? Mangia quello che mangi tu? Tocca quello che tocchi tu? Tocca. Sì, vede tutto quello che tocco. Penetra quello che penetri tu? Sì. E quindi come fai quando vai nei tuoi posti a fare cose? Non sarei più solo. Allora... Sono molto in dubbio, perché questa cosa mi eccita un po' e non mi eccita tanto. È come se tuo padre ti vedesse fare l'amore. È tipo terribile. È la cosa più oscena che io abbia mai detto in vita mia. Per tutta la vita. A me non eccita per niente. Ah, finché non partecipa. Tua mamma è ancora viva? No, dai! Ma... è una cosa terribile. John? No, io non ci partecipo, no, mi spiace. John. No. Tu senti le voci? No. Cioè, sì, sento le vostre voci, ma fine qui. No, le voci nella tua testa. No. Allora, per risponderti, Torch, no, non è Luca che parla, secondo me, perché c'è stato un momento in cui Miguel parlava a schermo e Luca era inquadrato e non stava parlando. E come notavamo prima, Leo Bacto ha un auricolare con cui penso sia in chiamata diretta con Miguel, quindi... Limerick, che gli parla in tempo reale.
E semplicemente quello che noi sentiamo è la registrazione della chiamata, o Miguel che chiusa la sessione e ha registrato, si è segnato, non lo so, e ha registrato le parti da ridoppiare, insomma. Miguel Energia sta parlando tramite auricolare. Può essere, infatti. Può essere. Cioè, può essere, nel senso, l'avevano detto. Sì, in alcune Miguel c'è, in alcune no, perché so che abita molto lontano, adesso non mi ricordo dove. Forse neanche in Italia, boh. Allora non è immortale. Questo è un ottimo test. Limerick è morto. Perché non è immortale? No. Cioè, sì, sento le vostre voci, ma fine qui. No, le voci nella tua testa. No. Allora non è immortale. No, che cazzo vuol dire? Questo è un ottimo test. Limerick, è molto molto bello che tu ci senti. Posso parlare solo con Limerick? Ciao Limerick, mi senti testolina buffa? Sei? Ehi? Certo che ti sento. Certo che ti sente. Ma mi fa impressione perché io parlo con tua faccia, ma tu dici quello che lui sente. Vuoi, chiudo il cappotto. Ti manchi? Pensa come la vivo io. Ti manchiamo? Tu ci manchi molto. La mattina mi sveglio, adesso sento odore di pasta appena fatta, prima sentivo odore di merda. Manchi tanto, manchi nell'aria proprio. Volevo dirti solo questo. È brutto perdere un compagno, ma adesso so che sei nel suo corpo. Ma dici che era innamorato di Limerick? Un pochino. Farebbe molto schifo. Non sta rispondendo. No, beh, l'amore è l'amore. Ma perché era bravo? Non mi mancate perché io vi vedo tutti i giorni. Ha detto che non gli manchi. Non ho detto questo. Va bene. Mi spiace. Molto indelicato. Limerick, queste cose qua. Vado un secondo da Sergei. Lo sai, vero, che io posso far apparire cose nella tua mente, vero? Non fa male. In che senso? Esco offesissimo. Se io penso una cosa, tu stai pensando quella cosa. Non credo che tu voglia. Ricordati che anche al contrario, io posso pensare cose peggiori. Ma io sono già dovunque io sia in questo momento. Sei tu che la stai vivendo male, perché la stai vivendo letteralmente. Io no, io non so dove sono, ma ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Per cui scegli che rapporto vuoi avere con me. Okay, tutto bene, vuoi qualcosa da bere? Sì, prego. Sì. Ecco. Scusa, questa dovevo farla. Sta facendo la voce da fantasma. Tanto ha detto che non gli manco, poi è diventato un fantasma. No, ha detto... E di la verità, Olivier. Così. Ha detto che non gli manchi perché è sempre con te. Che bello. Hai visto allora? Hai visto che magari ti permetterà di cambiare? Anche tu ti affezionerai a qualcuno. Digli che per creare un bel contatto tra di noi deve tirarti un pugno. Non glielo dico questo. Ehi, aspetta. Cosa? Mi hai detto cosa? Quindi anche lui ha sentito il sapore del mitruglio, giusto? Hai sentito l'alcol che ho bevuto? Sui sensi devo ancora un po' affinare. Ha detto che ancora no. Volevo chiedergli cosa ne pensasse dell'acqua piovana, vabbè. E dovevo rimboccare un attimo la bottiglia che si stava svuotando. Ma con cosa ne ha raccolta l'acqua piovana? Con la bottiglia, così, sotto l'acqua. Ma da una? Gronda. Bacto, sai che abbiamo ancora un disco? Penso che se sono immortale per sempre. E non c'è un modo per romperla. Aspetta, perché? Ma a me sembra che Limerick, anche se era immortale, tanto immortale non è stato per sempre. Beh, è stato disintegrato, quindi direi che sì, c'è un limite all'immortalità. Funziona così anch'io? Beh, tecnicamente tu non sei proprio... Non è che sia immortali, veramente. Sei più... No, aspetta, quando me l'hai detto, mi hai detto che lo diventavo. Sì, lo so che l'ho detto, ma... In effetti è un po' strano. Diciamo che sei più... una sorta di carcassa che si muove, cosciente. Che non muore. Doppiamente cosciente. Ma chi? Io, l'essere. No, non puoi morire, no. Allora, a posto. Quindi sei immortale fino a che non ti uccidono? Sì. Ma al limite è tipo, cioè, nel senso, se ti tagliano la testa te la puoi raccattare. Ah, no, beh, ha senso. O la tua testa rimane staccata e continua a parlare. E il tuo corpo si muove o no? Se mi tagliano organi di riproduzione posso riattaccarli? No. Prova. Non provo. No. Non hai detto di non provare. Ok. Io ci ho provato. Lui se li ha staccati gli organi di riproduzione? Me li hanno staccati. Ah, lui ci ha provato? Glieli hanno? Glieli hanno staccati. Quindi non ti è caduto? Non cade da solo. Però, oddio, che cosa affascinante. Babacto inizia a piangere. Proprio perché era felice aveva sta cosa qua che non sapeva se succedeva o meno. Però inizia a piangere. Nel caso prendessi qualcosa del tipo la peste, la lebbra, e ti cadessero pezzi, ti si rigenerano e quindi no. Hai la lebbra infinita? Cioè rimani lebroso al
all'infinito? No. Ti cade un pezzo e ti ricresce? Oppure ti cadono e rimane uno scheletro? Ha detto che non ricresce. Quindi rimane uno scheletro alla fine. Quindi sei un non morto. Questi test possiamo non farli, che sembra di parlare con Panama? È un non morto. Io gli tocco il cuore. Batte? Beh, no, non è un non morto. Io ho teoria che tu finché sei vivo, sei vivo. Quando muori, il tuo corpo inizia a marcire. Ecco perché puzzava come merda schifosa Liberic. E se tu ti disintegri totalmente, la tua essenza rimane dentro maledizione. Ecco perché tu senti voce di nostro amico, però muori. Che senso ha vivere così? È una maledizione, è una merda. È tipo una vita extra. Allora, il patto era l'immortalità. Tutte queste cose qua dietro non mi erano state dette. Ma perché l'immortalità? Se fai l'immortalità nulla ha più senso. Non invecchio, sono bellissimo, sono giovane. Che senso ha vivere per sempre? Non ti godi le gioie della vita? Un sacco. Tu vuoi scopare? Sì. Tu il tuo grande obiettivo, sì, sempre. Che è una cosa veramente molto futile, perché cioè, nel senso, sei immortale, potresti fare un sacco di cose per diventare imperatore del mondo, ma va bene lo stesso. Ma se per caso ti sparano e ti feriscono il pisello viene staccato, sei immortale e non potrai mai più fare amore per tutta l'eternità. Esattamente. Beh, anche quando allora, sei in vita, se succede questo, non puoi più fare l'amore per tutta l'eternità. Se tu pensi che l'amore si faccia solo col pipo, hai da scoprire ancora molto, amico mio. C'è tanti modi per fare l'amore. Però diciamo che col pipo è quello dove tu puoi raggiungere stato di grazia. Non possono togliermi un buco. Caila così. Ah, la maledizione, eccola qual era. In verità John si era già staccato da un po' dopo che hai detto la cosa di Panama. Quando hai detto sembra di parlare con Panama. Io lo sto commentando perché cosa devo commentare? Si è rimesso a controllare i vestiti. Quindi? Vabbè, lascia. Nel senso, cioè, è pure. Come possiamo definirla? Perché definire questo inizio di sessione interessante è una menzogna. Non è interessante perché non succede nulla. Qualcosina si è scoperto comunque sulla maledizione. Quello è interessante. Qualche dettaglio interessante c'è. Ma di base, no. Il gioco è. Il gioco. No, aspetta. La trama è ferma, arenata dall'inizio della sessione. Però allo stesso tempo. Vi spiego perché questa non è una critica, è normale, nel senso non stiamo guardando un film, una serie dove la trama deve andare avanti, è una sessione di gioco dove i personaggi stanno sfruttando un downtime, che è di fatto quel momento dove la trama, in realtà il downtime non andrebbe giocato, però per trasmettervi il concetto, il downtime è il momento in cui i protagonisti, i personaggi non sono a schermo, diciamo, durante le sessioni. Quindi, non lo so, l'elfo che in D&D dorme 4 ore e ti dice che durante il downtime della notte si esercita a fare a maglia, perché vuole imparare a fare a maglia. E quindi dopo un po' sbloccherà la competenza negli oggetti per fare a maglia. Esempio stupido, ma per dirvi, noi quelle 4 ore dove lui non medita, non dorme, probabilmente fa la guardia e fa maglia, non le vediamo in gioco, è un downtime. Questo qui è un downtime, fra virgolette, nel senso è un downtime di trama, ok? È semplicemente una scena di inframezzo in cui la trama non va avanti perché i giocatori non gli permettono di andare avanti, ma perché vogliono prendersi un momento del tempo per giocare fra di loro, per legare fra di loro, per scambiarsi, per allacciare rapporti, per stringere rapporti più che altro. E quindi ok, un po' lungo, sì, un po' come sempre fin troppo caotico, fin troppo finalizzato al niente all'inizio, è un po' questa la cosa strana del group work, per cui dico, io continuo, nonostante siano ancora molto acerbi, molto nuovi, a preferire il group B, perché il group A di Navigabia, che nella stagione 1 era Navigabia, sono sempre molto sconclusionati, poi è come se partissero con l'intento del facciamo casino, però poi riuscissero a cavalcare quel casino e arrivano effettivamente in un punto, ma partono totalmente a caso. A me questo exploit di conversazioni assolutamente basate sul niente, giusto per il gusto di mettere in difficoltà Lucone e mandare a puttare la trama, inizialmente mi infastidisce, poi vedo che comunque hanno l'abilità di direzionarsi da qualche parte e effettivamente qualcosa quagliano. Questo è un ottimo esempio, cioè sono partiti con il dobbiamo vestirci perché fa freddo, facciamo casino in Cambusa, fanculiamo Runei, bordello di qua di là, e siamo arrivati a scoprire, mettere a fuoco importanti indizi sulla maledizione. È esattamente questo. È funzionale? Sì. È caotico? Troppo. Troppissimo, però in qualche modo funziona. Grazie mille tanto all'ornito a Inco.
ma la prima parola che impari al pupo sarà disgustoso. Spero per lui di no, ma farebbe veramente ridere, diventerebbe virale su TikTok come la morte. È una stagione abbastanza sconclusionata, secondo me, peccato. La prima stagione mi è piaciuta molto di più, ma sai che per me no? Per me è esattamente l'opposto. Forse perché è mitigato fra due gruppi, questo aspetto di Navigabia così tanto sconclusionato mi arriva molto meno, mi dà molto meno noia, proprio perché continua a spostarti l'attenzione, no? In ogni episodio comunque vedi due punti di vista minimo, e questo mi aiuta molto a tenere alta l'attenzione, a prendermi bene con la trama. La prima invece no, è sempre verticale su un gruppo, come sapete, e non solo la prima. Non riusciva a catturare bene il mio interesse proprio perché c'era questo continuo ospite che entra, mini quest dell'ospite, ospite che viene abbandonato a se stesso perché la trama va avanti, lui rimane indietro, e quasi tutto quello che abbiamo giocato con l'ospite di fatto è ininfluente. Sì, ci dà qualcosina, ma poca roba, fino a che finalmente non si forma il gruppo, e allora a quel punto una puntina di trama c'è, però lo ripeto sempre, poi è la prima occasione, comunque se gli interessa darò il feedback anche direttamente in studio ai ragazzi, ma così, cioè non perché bisogna fare come dice Samu ovviamente, ma semplicemente per dare un parere, per dare una critica costruttiva. A me quello che manca in Navigabia, ve lo dico sempre, è la trama verticale, è proprio il ok sì, bello diventare il re dei pirati, ma è troppo fumoso. Dammi un crocodile da combattere, cioè dammi proprio una roba specifica, cioè un oppressore che fa male alla principessa di Alabasta, noi dobbiamo salvare Alabasta, dammi una main quest chiara. La main quest di Navigabia è molto fumosa ancora, non per colpa di Lucone, forse per scelta di Lucone, secondo me più per colpa fra virgolette di giocatori che come vedete annacquano veramente tanto, però è questo che mi manca, l'obiettivo specifico. Ve lo dicevo un po' di live file, perché loro quattro navighino insieme. Perché sono dei quattro scappati di casa, sì, ok, ma nel gruppo B questa roba c'è subito. Arriva Mire e dice, ok, sono delle luci nel cielo, voglio capire cosa sono, aiutatemi a farlo. E gli altri si raccollano perché ognuno ha il loro interesse, ma l'obiettivo comune c'è, è chiaro. Qui invece è sempre un po' così, un po' sciapo, mi manca quello. Nella prima c'è la main quest, Panama, però ni, era più quest giver Panama, che poi si rivela villain. Però se è sempre dice loro fanno tutto perché? Fra virgolette, perché lo dobbiamo fare? Perché se qui stiamo giocando, questa è la trama. Ma la trama vera di Navigabia, anche portata da Panama, è l'immortalità. Infatti, dov'è che prende forma il tutto? Nel momento in cui scoprono gli esperimenti, bla bla bla, allora lì un pizzico c'è. Però sempre troppo poco, cioè, ma è gusto mio, ripeto, non è una critica oggettiva, è gusto mio, io vorrei un grip, un trigger di trama molto più chiaro, molto più specifico, molto più forte. Ma lo sapete, io sono per il iper media stress, partiamo subito a cannone con l'obiettivo chiarissimo in mente e poi man mano sviluppiamo come arrivarci. Ora, andiamo avanti alla visione. Lasciamo stare queste voci, tutto quanto. John non parlava a te, cioè... Mi giro con ancora più cappelli, ancora più giubbotti addosso. Dai, questo lo voglio io. Ne prendo uno. Voglio anche questo. No, aspetta, no, quello mi serve. No, voglio anche questo. Non mi serve. Okay. Forse avrei potuto parlare anche con te, forse. Ma non così. Io prendo tre cose a caso, ma proprio a caso, non mi interessa. Un cappottone lungo, peloso, degli stivali lunghi. Prendo una sciarpina e ok, io sono a posto. Io non cambio troppo. In verità nella testa di John c'è un pensiero molto semplice. Questi erano i vestiti che avevo recuperato dall'assine scappatoria, quindi probabilmente i vestiti con cui mi hanno imprigionato. Visto che, boh, non so quanto posso essere cambiato nel tempo e visto che voglio ritrovare il mio passato... In realtà ti ho descritto, tu che ti vedi comunque leggermente diverso la volta scorsa, Che eri molto più curato, la barba più corta, rasato sui fianchi... Esatto, cioè, ve lo sapete, dovevo essere cambiato tutto, almeno quello che posso non cambiare nel mio aspetto è evito. Quindi in verità pantaloni, camicia e fusciacca li tengo, aggiungo solo un cappotto nero lungo, tipico da pirata, e tengo... Corsaro. Corsaro. Cosa? Corsaro. Perdona. Sto pensando! Non puoi sedere nei pensieri, che cazzo! Perdona. Tengo soltanto lo spallaccio col mantello, l'altro invece lo tolgo per essere un po' più leggero. Appena finisci di vestirti, ti raggiunge un secondo Runei, che appunto dice il comandante Stinger vorrebbe un minuto nella sua cabina, quando hai tempo. Mm-hmm, sì, certo. Che ne dici? Salutami, Runei. Non è il mio colore?
Signori, ci chiama il capitano, andiamo a vedere cosa vuole. Ma no, cos'è il capottone? Non ha detto questo. Io da solo? Sì. Ma ho bisogno del supporto morale, perché sono una persona sensibile, debilitata e con dei seri problemi, soprattutto di alcol. Ah, io con quel coglione non ci voglio parlare, sennò gli tiro un pugno e esco. Andiamo da soli, va benissimo così. Vado verso la cabina di Stinger. Chi rimane in cambusa? Kyla e Leo. No, io esco. Se posso, mi vado a mettere da sola, tipo seduta sul cornicione della nave. E rimango lì a guardare il mare, il ghiaccio, quello che c'è. Leo? Io vedo tutti quanti... Aspetto che se ne... cioè vedo che se ne sono andati. Se ne sono andati tutti quanti. Mi metto in un angolino proprio appartato dove nessuno possa vedermi. Ti rimetti più o meno nel posto che avevate ritagliato. C'è ancora la piccola fortezza di John con i cuscini. Il mio regno. Ti rimetti lì e sei nascosto da una tendina di tessuto. Ok. Ma... domanda. Dimmi. Perché se c'erano tutte queste cose extra hai voluto lo stesso darmi sto potere? Cioè? Anche se so esattamente cosa stai pensando, ma è molto utile che tu impari ad esprimere. Il fatto che io marcisca, il fatto che sono immortale, non immortale, non si capisce, il fatto che tu sia morto. La maledizione, a quanto pare, ti fa capire delle cose anche dopo la tanto agognata morte. Quindi ci sono delle cose che io non potevo dirti perché, obiettivamente, prima di entrare in questo limbo, non ho idea di dove sia, di dove mi trovo effettivamente. Non ero completamente consapevole, quindi non potevo dirtele. Ok. Se te le avessi dette, cosa avresti scelto? Però in questo momento sono tutti zitti al tavolo. È stato un silenzio, anche un po' la pelle d'oca, perché da un certo punto di vista mi viene da dire subito no, non l'avrei scelto, però poi mi viene da pensare... No, non l'avrei scelto o... Non è facile. No. Ma la parte principale, perché se sapevi che saresti morto mi hai dato questo potere? Perché? Perché sacrificarti così? Perché lasciarmi qua da solo? Da solo? Sei da solo? Hai tre compagni? Hai un qualcosa nella testa che può aiutarti quando ne hai bisogno? Hai un superpotere? Sei da solo? Non sono da solo, hai capito cosa intendo. Perché te ne sei dovuto andare? Perché tu non potevi diventare immortale, sì, so altrimenti che o quello che sei. Immaginati. Ok, va bene, ma è palesemente un capriccio. Perché morire per un mio capriccio? Perché era un mio capriccio. Perché morire per qualcosa di cui desidero ma non ho bisogno? Per egoismo. Nella cabina del capitano, nel frattempo, il buon John, immagino, stia bussando. Avanti. Eccomi. La cabina del capitano l'avevi già vista. Era quella di Panama. Di Panama, certo. Ovviamente adesso è cambiata leggermente, non troppo, ma la riconosci facilmente. La postazione dei mobili è quella. Vedi al centro della stanza la famosa botola che ti aveva portato giù. Sì, dove c'era il laboratorio. In questo momento Stinger è sul tavolo con alcune mappe di navigazione e una bottiglia di rum. Signor Doe, venga. Mi avvicino e metto la mia bottiglia di fianco alla sua bottiglia. Dove l'ha trovata quella? In una discarica. Io ho un dubbio. Sarò breve e conciso con lei. Come fa? A non morire avvelenato per quello che metto nella bottiglia? Me lo chiedo spesso anch'io. No, come fa a convincere le persone a seguirla? Penso si guardi. Sì, ha preso un paio di cappotti giù dalla cambusa. Allora, mi hanno già insultato per il mio stile, sono ancora molto sensibile, ho già pianto. Non mi faccia piangere di nuovo. Non è una questione di stile. Ecco. Ho parlato con Siruela in queste settimane in cui lei non c'era. E con Marcus. Brevemente anche col mio amico Macete. Tutti e tre dicono che lei è riuscito in qualche modo, in una situazione assurdamente contraria al loro volere, a farli ribellare al potere. Non faccia lo scemo con me, signor Doe. Cosa ci nasconde? Vorrei saperlo anch'io. Da dove viene? Non lo sa? Ok, Stinger. Le offrirei del rum, ma vedo che è già attrezzato. Sì, sì, sì. Non si... Boh, oddio, se vuole
farmi un rimbocchino. Non dico di no. Non si rimboccano i... Cos'è quella? Una bottiglia? È tutta rovinata. Se vuole le do un bicchiere pulito. No, no. Mi sono affezionato a questa bottiglia. Mi ricorda un po' la mia situazione. Un oggetto che nessuno voleva, che ha buttato in una discarica, ma che ha ritrovato nuova utilità e vita. Ragione. Io effettivamente nascondo qualcosa. Il problema è che l'ho nascosto talmente bene da non saperlo neanch'io. O meglio, o chi lo voleva nascondere a me me l'ha fatto nascondere molto bene. Ho delle idee, ma non molto chiare. Sono evaso dalla Sinescappatoria, vecchio mio. Hai presente? Non ho idea di cosa sia Sinescappatoria. Prigione segreta fatta da una metà della Colossus, la 1, non quella che abbiamo fatto distruggere. La Colossus 1 è affondata molto tempo fa in mezzo all'oceano. Esattamente, io sono rimasto imprigionato da quelle parti per tipo 70 anni, a spanne circa, una roba del genere. E boh, chissà. Non è la cosa più strana che mi hanno raccontato. Quindi lei, signor Don, non ha assolutamente idea dove viene, ma ancora meno di dove sta andando. Dove sto andando? No, non mi sto interrogando su questo, Stinger. Non si è mai chiesto se c'è qualcosa di più dietro alla sua capacità e competenza di riuscire a far alimentare il fuoco delle persone in una ribellione? Senso di giustizia? Molte persone passano la loro vita a cercare la giustizia e alla fine muoiono impiccati. Hai mai sentito la storia di Aiden l'Appeso? Forse sì, ma indovina un po'? Non se lo ricordo. Rinfresca mia memoria. Aiden è una leggenda brecone. Giù da noi siamo matti per i ponti. Quest'uomo è stato impiccato per un crimine che non aveva fatto. Da allora leggenda narra che chiunque riuscirà a trovare il modo per rendergli giustizia libererà la sua anima da quel ponte. C'è chi dice che si sente ancora di notte il lamento di Aiden che chiede aiuto. Bello. La storia. Lei non ricorda il suo passato. Potrebbe essere una storia simile a quella di Aiden. Potrebbe. Il problema è un altro. Per 70 anni, o giù di lì, o quanto è stato, sono rimasto effettivamente fuori dai giochi. Non so che uomo ero e non so se voglio davvero saperlo. Magari ero giusto, magari ero un buono, magari ero un eroe e semplicemente ho pestato i piedi alla persona sbagliata. Ma credo che se vieni dimenticato così in fretta e per così tanto, non avessi una grande caratura come persona. Il signor Panama come mai non si è reso conto che lei era una persona che sopravvive per 70 anni? Non lo so. E mentre lo dico guardo verso il laboratorio. Forse sono stato lento, non ho avuto il tempo di infilarmi in uno di quei tubi. Se le cose fossero andate diversamente, magari sarei potuto essere uno di quei poveri disgraziati che abbiamo salvato. Ma le cose non sono così. Inutile pensare ai sé. Meglio pensare al presente. Una direzione? Non ce l'ho. Sicuramente la direzione che voglio prendere adesso è quella che mi allontanerà il più possibile da ciò che ero. E se sbaglierò nel tragitto, beh, forse me lo meritavo, forse no. C'è solo un modo per scoprirlo, vecchio mio, no? Andare avanti. Alla via così dicono. Ultima domanda. Con chi era alla... Cos'è che ha detto? La Sine Scappatoria. Con chi era in quella prigione sottomarina? Con i miei compagni, tranne il ruteniese, lui l'abbiamo trovato per strada. La mia compagna, Kayla, è stata imprigionata lì per un motivo non meglio definito. Credo che abbia rubato qualcosa a qualcuno di importante, non ne abbiamo parlato ancora bene. Mentre Bacto era lì per lavoro, era un assistente del capo carceriere. Il signor Carlos Coretti, della Feluca. Sì, si è presentato quando eravamo a Cala dei Venti. Una prigione solo per tre persone? No, c'erano un altro bel po' di personaggi, fra cui un grosso uomo pesce che ha fatto affondare l'intera struttura con una scelta interessante. Saranno almeno 30 anni che non vedo un uomo pesce. Sono rari. Ah, quindi quella sirena che abbiamo liberato... Sono estremamente rare, ma esistono, come esiste il Kieran Cron. Certo, la Navigavia non è posto per quegli esseri. Non è il posto migliore per loro, o forse siamo noi che l'abbiamo reso tale?
Noi teso in senso molto generico. Oh, certo. Bene, signor Do. Almeno qualche risposta l'ho avuta, seppur non soddisfacenti. Mi spiace, però le voglio dire una cosa, Stinger. Prego. La nostra avventura sull'isola mi ha dato mostra di un lato di lei che non conoscevo e che ho molto apprezzato. Il suo passato con il signor Macete lo trovo estremamente interessante. Già mi aveva dato modo di fidarmi di lei e questa fiducia ha trovato rinnovata fiamma, se così possiamo dire. Chieda pure quello che vuole. Io, per quanto potrò, per quanto la mia memoria me lo consentirà, sarò totalmente sincero con lei. Una mano lava l'altra e insieme lavano la faccia. Corretto. Signor Do, se non vuole un goccino di rum, è libero di andare. Le propongo un brindisi. Certo. A una rinnovata amicizia. Vedi che ti guarda male perché lo fai con la bottiglia. Sì, sì. E mi raccomando, ci tengo molto alla Crimson. È con me da talmente tanto tempo, hai visto talmente tanto del mio sangue che siamo praticamente parenti. Io tengo molto a questo equipaggio. Prenda congedo. Ci vediamo a pranzo, Stinger! E vado. Io mangio incomandinato. Esco, dice... Cazzo! Sul ponte della... Allora. Lato Lucone. Indizio molto interessante. Ok? Molto, molto acuto, per usare una parola che non usiamo mai, dare una nuova chiave di lettura all'insistenza di John nell'aizzare sempre gli animi, nel fomentare le rivolte, dandogli quasi una componente magica, come se fosse letteralmente uno charm che lui è in grado di utilizzare. Interessante, non l'avevo assolutamente considerato. Uno, perché non sapevo si potesse fare, due, perché comunque non è la prima cosa che ti viene in mente, avendo visto la giocata, avendo visto lui che comunque argomenta la gente che se la colla, dice ok, se la sono semplicemente bevuta. Invece Lucone, tramite Sting, ci mette il dubbio che non sia così. Bello. Quello che continua a non... Allora, sono due le cose che mi scricchiolano, entrambi inerenti a John. Nel senso, la prima è che già un po' di episodi fa criticavo sempre, fa molte virgolette, scelta, gusto personale, però non mi piaceva l'accanimento, la cattiveria con cui, quasi bullismo con cui in particolare John e Kyla, ma in generale tutto il gruppo, si rivolgeva a Stinger, perché dicevo perché se la prendono, perché trattano così male sto poveretto, e alla fine non ha fatto niente, e mi diceva no, perché in realtà lui ha fatto così così cos'ha. Quindi qualcosa l'aveva fatto, ma comunque lo trattavano veramente de merda, come se fosse l'ultimo dei coglioni, e di fatto in questo momento è il capitano della nave, quindi boh. Però va bene, glissiamo su quello. Adesso però quello che non mi torna è il cambio repentino di atteggiamento che c'è da parte di John. Nel senso, Stinger ti chiama nella sua cabina a parlare come capitano, e tutto questo astio, tutto questo disprezzo, tutto questo disrespect non esce più. Si parlano alla pari, uno a uno. Certo, si può essere mitigato negli ultimi giorni, certo gli ultimi avvenimenti possono aver aiutato un pochino ad appianare queste divergenze, questi animi, però un pochino di sfottò me lo sarei aspettato da John, a meno che non venga così tanto preso in contropiede da questa rivelazione, da questo sospetto di Stinger che gli dice ma com'è che sei così bravo a izzare le rivoluzioni, che non ci mette nemmeno la testa su questa roba del dovrei trattarlo di merda perché mi sta in culo, perché sono preso in contropiede. E questo ci può stare. Quello che continua a non tornarmi sono le personalità multiple praticamente che John manifesta. Nel senso, va bene giocare il personaggio con l'amnesia, sapete che è un tropes che a me non piace, perché veramente trito, Final Fantasy VII, The Witcher, troppi grandi classici protagonisti del fantasy si basano sul il protagonista non si ricorda ma ricorderà che, e non mi piace perché in una dinamica di gioco di ruolo mette un po' troppo i riflettori su John, questa cosa qua dell'amnesia, oltre al fatto che è un po' troppo comoda.
però gusto mio. Infatti, in senso molto provocatorio, ho già più volte detto non mi piace giocare l'amnesia e poi ho fatto una campagna editata Usci Vuoti che si basa sull'amnesia dei personaggi, perché lì la sfida era quella: ok, volete così tanto giocare l'amnesia, rendiamo interessante l'amnesia, però in un concetto paritario fra tutti, ok, tutti soffrite di amnesia, non uno, questo è il mio grosso disclaimer. Però questa cosa dell'amnesia, appunto, perché dico che è comoda? Perché dà modo a Matt di ribaltare questo personaggio un po' come vuole, quando vuole, perché tanto non si ricorda ma si ricorda che, e quindi dice ma non dice, e quindi fa ma non fa, e quindi è buono, caritatevole, è sprovveduto e goffo, però poi quando non lo guardi è freddo, crudele, strategico, però è un super acculturato che sa tutto, però parla mille lingue, però non sa perché parla mille lingue, insomma è tutto e niente in base a quello che gli serve. E non me lo fa mettere a fuoco. Nel senso, cioè, il John che ho visto adesso, che parla con Stinger, rientra nella sfera un pochino calcolatore strategico. Il John che ha ucciso Della Vega rientra più nel anarchico spietato al limite del terrorista, perché ammazza una persona a sangue freddo solo perché la vede diversamente da lui. Il John che ho visto in Cambusa è il solito coglione che fa casino. E sono tre personaggi che dire che stanno tutti dentro la stessa testa ti viene veramente da dire figa split, cioè personalità multiple, sono tre persone diverse queste, che ragionano e vivono in modo completamente diverso e si approcciano e reagiscono alle cose e agli stimoli in maniera completamente diversa. Come fanno a interlacciarsi fra di loro? Poi magari arriverà un giorno in cui si farà chiarezza su John e ci sarà questo spiegone incredibile che in realtà ti unisce tutto perfettamente, io dirò chapeau, bravissimi. Però ad oggi mi viene da dire figa come fanno a non cozzare queste personalità. Ma non è Jack Sparrow. Non è Jack Sparrow. Jack Sparrow è sempre coerente, fin tanto che Pirati dei Caraibi è scritto decentemente. Ma Jack Sparrow nei primi film è coerente. È sempre così. Non è che ha dei momenti di infinita arguzia, genio incredibile, dei momenti di crudeltà inaudita. No! Semplicemente delle volte gli dice veramente bene, ha un culo sfacciato. Ma non è grazie al suo acume che fa determinate cose, è grazie alla sua fortuna. Mi sembra di essere tornato l'anno scorso quando parlavamo di Keshi. Magari è un ottimo attore. Può darsi. Può darsi. Ma devi essere consapevole. Puoi giocare il personaggio che finge, la pecora nera, puoi giocarlo, ma non con l'amnesia, se tu ne sei assolutamente consapevole. Se avete visto la campagna La Voce della Corruzione, il mio Malvo era un ottimo attore, fingeva di essere ciò che non era, ma io ero pienamente consapevole. Malvo era pienamente consapevole, Ovlam Malvo era la citazione a Fargo. Ovlam ne è assolutamente consapevole, era il suo incarico, era il suo lavoro, lui era un sicario e si fingeva essere piccolo chierichetto sprovveduto, e non solo, master e giocatori ne erano pienamente consapevoli, tutti sapevamo che io stavo giocando quella roba lì, io stavo giocando il traditore, che poi di fatto non tradisce ma salva la situazione, va bene, però io giocavo il traditore dichiarato al gruppo. Esatto, è tanto mastermind criminale, ma tu puoi giocare il mastermind criminale, ci sta benissimo, con John andrebbe benissimo, ma non con l'amnesia, non puoi essere inconsapevole, perché nel senso, cioè John può soffrire di amnesia, va bene, ma nel momento in cui lui è in Cambusa a fare il coglione con gli altri, a fare quello che ci rimango male perché mi dice che mi vesto male, lui nel cervello, il fatto che cos'è, il giorno prima ha ammazzato una persona a sangue freddo, ce l'ha, questa cosa non se l'è dimenticata. L'amnesia è precedente, ma quello lo sa di averlo fatto, ma ti si sbloccherà un tallo nella testa che ti fa dire minchia, io sono capace di fare questo. E questo mi sta mancando, lo sto capendo in questo momento, mi sta mancando la presa di consapevolezza di John che man mano mette insieme i pezzi. Va bene l'amnesia, va bene,
Ma quella roba l'hai fatta? Quella roba l'hai detta? Con i flashback, la cosa della spelonca delle anime perdute, che quello è il tuo pugnale, che ti sei visto con la costituzione in mano, ce l'hai! Ma mettilo nella testa del PG. Cioè, fammi vedere che lui comunque si arrovella su sta roba che tu hai inventato. Io non ho visto un John dominato dal passato che si fa prendere la mano e uccide della Vega e poi se ne pente perché dice cazzo io faccio una cosa del genere. No, io ho visto un John freddissimo che fa sta roba, si unisce agli altri e torna a fare il coglione come sempre, e per lui non è male, va bene così. E questo in un'ottica di amnesia non ha minimamente senso, perché non stai dando valore all'amnesia, non stai dando valore al fatto del perché non mi è pesata questa roba, quante volte l'ho già fatto. Questo non c'è stato. E essendo che non c'è stato, non capisco perché sia mancato. Mi sto trasmettendo il mio dubbio su John, per cui non riesco a inquadrarlo. È questo che manca. Va bene che soffrendo di amnesia ogni tanto lui abbia delle uscite che lo sorprendono, ma si deve sorprendere. E non lo fa. Non lo fa, lui non si sorprende di quanto sia diverso, di quanto sia eclettico, di quanto sia neanche bipolare, tripolare. Lo accetta, lo gioca, così. Ma tu ti senti, è strano. A meno che, però mi sembra veramente tirata, non stiamo parlando veramente di personalità multiple. Quindi John non soffre di amnesia. John è una delle personalità e quello che fa una personalità, le altre ne sono completamente inconsapevoli. Per loro è blackout. Passa un secondo passa una all'altra. Questo mi spiegherebbe il perché. Mi spiegherebbe perché lui non si domanda queste cose, perché di fatto il John che sto vedendo io in questo momento non è il John che ha fatto quelle cose, quindi non lo sa. Però uno, viene intricatissimo, complessissimo. Due, non credo, perché sennò mi sarei aspettato qualche indizio che mi permettesse di cogliere e capire questa cosa. Ma soprattutto tre, questo è un protagonista. Questo è proprio il protagonista della serie TV. Cioè questo è Memento di Nolan. Non è un personaggio coprotagonista degli altri, è assolutamente fulcro di tutto. Cioè tutto Navigabia gira intorno a sta roba qua, deve girare intorno a sta roba qua. Tutta la trama di Navigabia serve a dare un senso a quello che sta facendo John Doe. E mi sembra un po' esoso. Cioè non penso proprio che Matt voglia giocare una cosa così egocentrica. Non mi sembrerebbe proprio da lui. Come la veste del film Glass... Bestia del film Glass non mi dice niente, aspetta. La bestia Glass. Ah, la bestia, Split, non Glass. Era quello che citavo prima. Sì, un po' spoiler, non googlate, fortunatamente ho visto il film. Però sì, un po' come quello. Glass è il seguito. Forse allora Glass non l'ho visto. La dichiarazione di Luca lunedì, Matt sa zero quasi del suo passato, l'info che sento di condividere a tutti. Ma lo sappiamo. Io è già dalla stagione 1 che critico un po' John, perché come vi ho sempre detto, ma l'incipit dell'amnesia non mi piace come personaggio, lo trovo banale, scontato, tanto anni 90. Negli anni 90 tutti i protagonisti di qualsiasi cosa, anime, film, serie TV, videogiochi, tutti avevano l'amnesia. E m'ha un po' stuccato, no? E quando ho criticato questa cosa mi è stato appunto riferito il ma guarda che la cosa interessante non è che Matt gioca un personaggio con l'amnesia, è che Matt gioca un personaggio foglio bianco, lui non sa cosa sta giocando. Ho detto ok, va bene, simpatico, difficile in culo caratterizzare una roba del genere perché ti devi continuamente basare sul master, però ok. Ma se Matt non sa, si deve lasciare imboccare da Luca. Cioè una giocata come quella della volta scorsa non dovresti farla se il tuo incipit è io gioco un foglio bianco, perché stai scrivendo su quel foglio bianco, stai decidendo che quella roba per te è normale, stai definendo tu un pezzo del passato che avevi dichiarato di non voler conoscere. Bisogna essere coerenti fino alla fine allora, no? A meno che non si siano messi d'accordo, non lo so. Arriva il pranzo. E l'acqua? Ce l'ho l'acqua, ragazzi. Ha smesso di fare il matto di là? Gliela sono a mangiare e adesso caga. Ciao. Comunque, finito. Scotta? Ma un pochino, fattibile. Torniamo alla visione. Anche perché se neanche a metà qua.
Crimson. Io mi sono presa un attimo per stare da sola, immersa nei miei pensieri. Sto seduta sul cornicione della nave e rimango a guardare il mare. Tu guardi il mare? Il mare è abbastanza calmo, anche se comunque la nebbia ti impedisce di vedere troppo distante. Non c'è una nebbia da impedire la navigazione, però... In tutto questo... No, però aspetta. No, perché stavo dicendo... Chiunque stia portando questa nave, chiunque stia navigando, è un mostro. Perché Luca è già la seconda volta che ci dice che loro stanno navigando nella nebbia. E prima è stato detto che stiamo navigando fra i ghiacci. Che roba difficilissima. Cioè già navigare in mezzo all'oceano, al mare ghiacciato è difficilissimo. Perché rischi di incagliarti, di rompere la nave, di spaccarla, di beccare un iceberg che non vedi. Difficilissimo. In più, nei ghiacci con la nebbia è impossibile. C'è proprio un suicidio programmato. Ma mi sa che i ghiacci erano... un'anticipazione, mi sa che era una che diceva non sto qua ad ascoltarvi stupidi coglioni con i vostri capricci da bambini perché devo portare una nave, fra poco ci avvicineremo a Eutenia, ci saranno i ghiacciai. Credo che fosse questo. Comunque. Ciao Quest, buona continuazione di giornata, di cose, di vita. Siete all'interno di un bel banco, ogni tanto vedi dei pezzi di ghiaccio che si muovono sulla superficie dell'acqua. Il rumore proprio delle onde che si spezza sui pezzi di ghiaccio ti rilassano un po'. Però in lontananza senti come un qualcuno che sta cantando. Ma come? Ah, una sirene. Voce femminile. È la sirena. La sento è ma non la vedo. No, è molto in lontananza. Ascolto. Ascoltiamo. Io non ti voltare indietro. Ma come? Senti. Ma chi è? È lontana. Devi stare proprio lì così a sentirla. Però si sta avvicinando. Mi ricorda qualcosa questa melodia? No. No. No, non mi pare di averla mai sentita voce... neanche da Bacto che cantava. No, è una voce di donna molto... soave, suadente, è molto piacevole da sentire. Allora, io provo a salire sull'albero maestro, molto velocemente. Più sono in alto, più probabilmente riesco a... ho un campo visivo maggiore. Ti metti sul cesto in alto... e punto con lo sguardo la direzione in cui arriva la musica. Riesci a capire da che direzione viene? È proprio dal davanti della nave, come se la nave stesse andando verso quella direzione. Esattamente in quella direzione. Ah, non preciso dritto, però leggermente spostato verso la sinistra. Che sta guidando la nave? Non ho capito, va bene. Il timoniere. Ah, ok. Ci avviciniamo. Ma senti sempre più forte. La sento. Io. Sam 666. Ma lei. Lo segue l'Instagram disgustoso 20 facce che in questo momento non sta andando, io non capisco. Ma signor Stream Elements. Niente, si rifiuta totalmente di collaborare, fa niente. Lo segue l'Instagram, perché ieri è uscito un post. Chissà. No, e allora, ma lei è carente, ma gravissimo, ma rimedi subito, è matto? Comunque. Forse prima di quanto pensiate. E io... Ok, scendo a questo punto dalla nave e mi soffermo a guardare in quella direzione. Immersa nel banco di nebbia, vedi questo piccolo promontorio di scogliere e sopra vedi quella che ti sembra essere la ragazza che avete salvato nell'antiregno, la sirena. Nuota veloce. Ok, e sta cantando e noi non stiamo però andando in quella direzione. Un cavallo di mare. E mi soffermo a guardarla. Sta cantando mentre sta lisciando i capelli. Si sta mettendo a posto la chioma dei capelli. E canta come se stesse cantando per se stessa. Io c'ho tipo i sensi di ragno su. Io non lo chiamo Bacto, non so se c'è Olivia da qualche io parte. Io sono questa sulla prua della nave, sono seduto proprio a gambe incrociate, con questa che è vicino. Proprio sono felice di tornare a casa. E siamo così abbracciati e gli parlo in ruteniano, okay. Che tu non capisci. E sto fondamentalmente dicendo, torniamo finalmente a casa, immaginati quando vedremo le steppe. No, perché e vieni racconto tutti dei posti. Fate in casa, senti anche tu questo. Ascolta un po' ma buono.
non chiedere di più. Beh, io alzo, innanzitutto mi preoccupo, ho detto, Serena, abbiamo appena visto Serena, metto le dita. Mi avvicino, comunque, mentre stiamo andando, mi avvicino al maestro e mi affianco a lui e continuo ad ascoltare. È la sirena che era in quell'acquario? Quella bella bella dell'isola Fumosa, mm-hmm. della città di Fumosa. Mi pare che sia proprio lei. Effettivamente, ora che guardi, e lei, Kayla, ti indica la direzione dove guardare. Io rimango un po' imbambolato, la guardo e faccio... Che bella che è. Chissà, molto bella. Chissà molto che bella. Chissà che cosa sta cantando. Volevo ascoltare le parole. Che cosa mi suscita questa canzone che canta? Una nostalgia incredibile. Nostalgia incredibile. Sì. Ok. Buona. Allora. Il voler tornare a casa. In questa nostalgia, in un certo senso, sento come se avessi una nuova casa qui con gli altri. Però ripenso al circo, ripenso ai miei fratellini, ripenso ai bei momenti, ripenso anche a quelli un po' più spiacevoli e continuo a... Ma non è per incolosirvi, è per mostrarvi la mozzarella, ovviamente. Sono in piedi vicino a lei. Cioè, sai, tipo, sono proprio in piedi... Mangiate, di pranzo, mangiate, attaccata al cornicione che guardo in quella direzione. Cosa provo anche io soltanto? Anch'io penso cosa è passato. Tu già in generale provavi una po' di nostalgia perché stai tornando a casa, quindi non senti una situazione particolarmente diversa. Se tu sei in piedi, appena ti muovi un attimo, ti rendi conto che stai perdendo l'equilibrio. È come se fossi in una burrasca, cioè cadi a terra. Ti sorreggo. E anche Kayla, appena si stacchi la cornicione, ti rendi conto che avete un po' il senso dell'equilibrio in difficoltà. Ma è colpa della nave? La nave non si sta muovendo. Okay, è come quindi... se foste ubriachi, ma di cosa? Ma... Cliffhangerino. Prima cosa interessante che succede è che qua, cliffhangerino. Maledetti. Ma aspetti, adesso c'è lo spottino del manuale. Danno un episodio di Navigadia, ma devo dirvi una cosa. Il 21 di gennaio saremo ospiti a Luna. Vabbè, non mi fa piacere. Audio un po' così, studio bellissimo. Registrando da solo, così è ancora. Capito che facevano i lavori? Ancora non l'ho visto, io devo ancora andare in studio. Forse settimana prossima. La voce di Victor riecheggia Victor nella stanza. Osti, più di metà episodio gruppo B. Comunque. Interessante. Beh, qui siamo abbastanza nel clou dell'azione. Ma tra l'altro... Allora, sto guardando Adrian. Perché ero convinto che avesse... che avesse un po' di trucco. E adesso a guardarlo sembra che abbia truccato solo l'occhio sinistro. L'occhio destro non ci vedo il trucco. Che cosa strana, non so se è una roba di roleplay del personaggio, ma mi sa di no, perché non è vestito da personaggio, quindi boh. Essendo comunque abbastanza vuota, l'eco si espande probabilmente anche nelle altre sale. E sapete che nelle altre sale qualcosa aspetta nell'ombra. Davanti a voi Victor guarda ben bene Alba con gli occhi sgranati. Cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Avete attivato il meccanismo! Abbiamo stupidi! Attivato il meccanismo! Quale meccanismo? Guarda Mira, con queste persone staranno in giro? Beh, sorpresa. Il potere? Il potere finisce sempre così. Il caos. Se tutte queste regole che abbiamo messo su in piedi non sono riuscite a bastare per proibire questo, puoi immaginare quanto la tua sete di potere può riuscire a fare qualcosa. Niente può tenere a bada il caos. Niente. Questa è una lezione che né l'intera routine ha imparato e, beh, tantomeno tu. Questo è il momento di farsi riprendere la coscienza e aiutarti a metterci in salvo ora, finché puoi ancora essere utile. Vieni. Io aiuterò solo una persona, aiuterò me stesso. E si lancia addosso a Mira e tirate i vostri approcci. Allora, io non puoi c'è mai il boss per sentire se c'è ancora il mio gatto. No, no, è stato mangiato dall'uomo pesce. No, non è stato mangiato. Mangiato. Il mio gatto è ancora lì.
Sì, il tuo gatto è ancora lì. Gabrio, dichiara il tuo approccio. Io gli sparo, le pistole in mano gli sparo. Ma io, come prima, vigore e rissa. Io uso anche io rissa per buttarmi ad aiutare Mira. Fai da scudo? No, semplicemente voglio voglio dare fastidio a Victor, quindi magari farlo inciampare o cercare di... Non farlo stare in equilibrio. Ti ho fatto questa domanda perché, in caso tu mi avessi detto che volevi fare lo scudo, era risolutezza e rissa. No, questo caso qua è grazia e rissa. No, perché non è corpulento, quindi avrebbe quindi poco senso come approccio. Ok. Sì, sì. Adrian, Mirai? Cerco di bloccarlo fisicamente, impedirgli di fare... Non sembra ghiaccino, Mirai. Cercando di parlargli. Certo? Tu puoi fargli pressione. Tu non hai parlato È una meccanica che adesso ti andrò a leggere. Gioca, perché, basta. Non mi ricordo mai dov'è. Eroi malvagi possono usare le abilità per ricattare, sedurre, tentare o influenzare le azioni di un personaggio. Questo uso è detto pressione. Quando un eroe o malvagio mette pressione, costringerà il suo bersaglio ad agire in un certo modo, oppure dovrà spendere un incremento aggiuntivo per intraprendere un'azione differente. Attaccare te uso un incremento. È un convincere. Per attaccare loro mi costa un incremento aggiuntivo. Okay. Dichiari di fare pressione con convincere? Sì. Esatto. Volendo puoi anche usare empatia. Empatia, sì, sì. Quindi il tuo approccio è panache e empatia. Gabrio, tira i tuoi tantissimi dadi. Due incrementi. Non ne ho tantissimi dadi. Alma invece che fa? Tre. Quanti ne fa Ben Ben? Io non ho capito cosa devo tirare. Io vorrei utilizzare la mia spadina per tagliargli tipo le cinghie dei pantaloni e farglieli cadere per distrarlo. E allora quella è grazia e mischia. E Arissa non c'è più. Cambiati idea. Ho un incremento. Un incremento per Ben Ben. Festa grande, ragazzi. Festa grande. Mi serve un dado. Allora. Ok. Io non dovrei fare queste pause perché siamo in ritardo fotonico. Per un'ora e mezza quelli cominciano il pre-show e noi li dobbiamo raidare. Però, ricordatemelo. Voi presenti oggi. Siamo neanche pochi, quindi mi raccomando, la prima volta che mi vedete in studio da Intel, che sia nelle live, nelle stories di Instagram, che sia in live, ditemi, Samu, ricordati che devi dire questa cosa alla squadra, a Lucone in primis, ma in generale a tutti. Consiglio da quasi insider di Intel, ormai collaboriamo strettissimamente, prima di partire con una campagna, qualsiasi fosse anche una fottuta one shottina, un briefing a tutti i giocatori per spiegargli le meccaniche base del gioco e una seconda call magari in cui si verifica prima di cominciare a giocare che abbiano capito almeno le regole base. Non dico che devi padroneggiare il manuale, perché capisco che una Adrian non ha cazzi di impararsi 7C, ma almeno le meccaniche base del si fa così, che le spieghi veramente in 5 minuti, sono da trasmettere anche a costo di dire facciamo dei video. Tanto Navigavia è un progetto a lungo termine, ok, facciamo dei video ma che non vengono nemmeno pubblicati, interni di Intel, che tu linki ai giocatori e dici guardati questi 5 minuti di video che ti spiegano come funziona il regolamento. Perché ne giova tutto, cioè Sara che mi dichiara un approccio sbagliandolo perché dice voglio fare rissa. Poi ti spiego come fare rissa, ok, allora voglio fare questo, poi al mio turno non so quantità di voglio tirare perché voglio fare un'altra cosa rispetto a quella che ti ho detto prima, ok, allora ti cambio l'approccio un'altra volta. Non è tanto la perdita di tempo, è tanto che secondo me rischi di non riuscire a stimolare come vorresti e come dovrebbe il giocatore, che non avendo dimestichezza con... Se vi siete mai seduti a un tavolo a giocare qualcosa che non fosse D&D, avete giocato anche solo D&D, vi ricorderete che nelle prime sessioni eravate un po' legati, un po' castrati nelle vostre giocate, nel vostro roleplay, perché non sapevate meccanicamente cosa si può e non si può fare. Rischi di generare questo effetto, cioè Sara magari ha in mente una giocata bellissima, ma non riesce a intavolarla perché non sa meccanicamente come si fa e quindi si limita a dirti voglio tirare fuori la spadina e tagliargli via un pezzo di vestito. Che magari è esattamente quello che voleva fare, ma magari no. E sarei una che comunque negli anni un po' di esperienza nel gioco di ruolo sarebbe fatta. Figurati se è il tavolo uno che non ha mai giocato, non conosce il gioco di ruolo, non conosce il sistema di gioco, è ovvio che non ti faccia chissà che giocate incredibili, perché non ha proprio il know-how per farlo. Secondo me è importante una mini formazione di tutti i giocatori. Fondamentale. Io su 20 faccio lo faccio tantissimo, cioè
io di avere ospite Yotobi che mi gioca la campagna di D&D ma che non sa giocare a D&D, non me ne viene un cazzo, perché sicuramente mi potrei a un sacco di gente, ma è un sacco di gente che poi vede uno show comunque, non dico mediocre, ma che poteva essere più bello, perché lui in primis non sa giocare. Preferisco avere uno che comunque un po' di gioco ne sappia, perché poi mi dà soddisfazioni nel lungo periodo, cioè mi fa delle giocate clamorose a un certo punto perché è dentro, sa cosa sta facendo, è consapevole. Secondo me l'equilibrio fra le due cose. Capisco invitare ospiti molto grossi, però formiamoli anche quegli ospiti, perché comunque devono essere a tavolo e giocare, non basta recitarsela. E quindi è importante che, essendo che stiamo giocando, conoscano una minima le regole, ma proprio per essere più liberi loro nel effettivamente sapere quali scene intavolare e come. Ditemi che devo fare questo discorso interno, da rompicoglioni, la prima volta che ho occasione. Tantissimi! Tira un 4! È un consiglio, ovviamente. Cioè... 5 punti incremento. 5 incrementi. 5 incrementi. Tocca a me. Solo 2. È difficile che vengano 2, Lo so. Erano tantissimi. Sentiamo bene il servizio, ho fatto 9 incrementi. Io ho fatti 2, master. In che modo? Io 1. E con 16 dadi. Tocca prima a Victor. Sono anche pochi. Vabbè. Voi vedete che si è lanciato. Perfetto, c'è scritto sotto la live. Siamo partiti addosso. 1 e 44 nell'impeto del lancio, gli ha subito fatto una spazzata bassa che l'ha fatto cadere a terra, provocandogli una ferita. A quel punto lo afferra per i piedi e lo fa roteare come se fosse un sacco di patate. Ci mancherebbe, anzi, ci dica com'è andato l'esame. Se è andato bene, se è andato male, non ne vuole parlare, faccia finta di niente. Polenta. Non è questione di tempo, è questa la soluzione. Io mi offro tranquillamente, lo dico a Lucone, guarda, ti rifaccio io i video. Vuoi fare una campagna di 5 anelli? Non ti dico spammagli i video di 20 facce, perché comunque sono fatti per spiegare una serie di cose, sono fatti per comunque anche comunque trasmetterti la passione di un gioco che mi piace tanto, quindi c'è anche la componente un po' emotiva, non sono assolutamente asciutti, semplici regole, ma sono discorsivi, cioè metto un po' di lore, un po' di ambientazione, c'è il discorso del fidelizzare il pubblico, quindi spronarti comunque a darti qualcosa, anche di intrattenente che ti spinga a iscriverti al canale. Ti dico, mi metto lì, vuoi fare la campagna di 5 anelli, ti faccio un video di meno di 5 minuti da girare a tutti i giocatori, internos, dove ti spiego le meccaniche di gioco. Dove io non ci sono nemmeno, cioè mi filmo le mani, mi filmo i dadi e le schede, però almeno hai tutto un archivio di tutorial, mini tutorial interni da girare ai giocatori, dove ti serve zero tempo. Io lo linki e tu poi hai il contatore, cioè lo sai se loro lo vedono o no, perché lo metti su YouTube come privato. Se hai 5 giocatori deve avere 5 visualizzazioni quel video, se ne ha 3 qualcuno non l'ha visto. E di cazzi, dici guardate il video, perché poi ci sediamo, dovete saperle le regole, se no non ci venite su internet a giocare. Un po'... Oddio. Metti faccia su Intel con Leggende dei 5 anelli, sarebbe al tavolo subito musta. Ti giro 100 minuti giocate degli Zakai, esatto, cioè evitiamo quella roba lì. Creiamo qualcosa ad hoc. Lo faccio io, me ne occupo io più che volentieri di fare i tutorialini di gioco. Tanto non è che devi andare a sviluppare come si fa il tiro della cerimonia del tè mentre siamo a corte della gru, ci ha ricevuto il daimyo delle terre. No, le meccaniche base devono sapere, cioè per capire come funziona il gioco. Proprio l'incipit, da risparmiargli lo sbatti di leggersi il PDF del manuale, semplicemente. Lo sbatte a terra, gli fa un'altra ferita. Oh no, la proposta incredibile, ditemi, una proposta incredibile per lui. A quel punto ti scaraventa a terra, ti prende per la tua uniforme in parte strappata, ti solleva in alto e usa una manovra del suo duello, dello stile tipico ruteniano, lo spezza schiena. Ti solleva in alto, ti gira con la schiena verso le ginocchia e fa spam! Ma nessuno di noi può intervenire? No, ti attacchi al cazzo, sai, è il gioco. In così. Quell'attacco, essendo una manovra del suo stile di duello, ti infligge 5 ferite immediate. Porca puttana! 5 ferite, mazzo! Quando senti la tua schiena fare crack, ti lancia a terra, il dolore fisico è talmente elevato che senti che nel prossimo turno dovrai utilizzare un incremento in più per fare qualsiasi cosa. Oh, cazzo, questo è un boss di 7C, così si gioca 7C. E devo dire, bravo Lucone, perché è così che trasmetti ai giocatori come si gioca. Adrian ha fatto una scelta. Per una volta, lui che è sempre
pensieri super lateali, idee super generali. Ha fatto una cazzata fotonica. C'è davanti il capo delle guardie che è figa, cioè, stradestrato, è proprio una macchina da guerra. E tu, che sei un chiodino, ghiacidino, cervelloide, ah, io mi frappongo, cerco di impedirgli di fare qualsiasi cosa col mio corpo. Lui prende il tuo corpo e lo spezza in due. Ma è logico. Cioè, anch'io se mi trovo davanti a Schwarzenegger che vuole fare a botte con uno, non mi frappongo io. Ma che cazzo gli dico? Ci vuole acume. Cioè, piuttosto usa qualcosa, tiri le leve, così fai uscire dell'acqua, lo fai scivolare, cioè, ingegnati. L'hai sempre fatto? No. Ho fatto sta sciocchezza, il boss ti punisce. Non è che sta lì e dite, ah, vabbè, dai, ho fatto una cazzata. Per stavolta chiudo un occhio, il prossimo turno però ti rompo. No, ti rompo subito, ti rompo subito. 5 ferite sono veramente tante. Andiamo avanti. Ti guarda, ti fissa e fa: è questo il potere? Il potere di leccare la polvere? Tutti siamo fatti del polvere, quindi tornerai presto qui da queste parti. Quindi abbassati, che ti faccio vedere io. Ti tiro un calcio nello stomaco, no, perché ha ancora più incrementi di te. E passa a 5 incrementi. Che ti fa un'altra ferita. Non so come funziona il gioco. A un certo punto riesci a raggiungere la mappa centrale. Ok. Tocchi con la schiena il rilievo della mappa. Ti si avvicina nuovamente. Ti prende per il bavero. Cosa, scusa? Non ho sentito. Il rumore dei miei calci copriva la tua voce. Cioè, è questo che dicevo prima. A un Adrian che non conosce il gioco, a una Sara che palesemente non conosce il gioco, tutto questo può sembrare il master che fa il bullo, no? Che il master oppositivo che non ti permette di fare cose. No, è meccanica di gioco. Ho più incrementi di te, agisco io, ti meno io. Hai 5 di vita, ho 5 incrementi più di te, potenzialmente ti uccido. Faccio 5 danni in una turno e muoio. Così funziona. È come se stessimo giocando a D&D, tiro iniziativa più alta di te, ah, ti attacco. Ma scusami, io lo vedo arrivare, cioè, com'è possibile che non posso fare poi a me? Si chiama iniziativa, funziona così, abbiamo tirato, hai fatto meno di me, il gioco stabilisce che vado prima io. Ma se non me lo spieghi, mi sembra che tu te ne stia solo approfittando. Ovvio, loro non lo penseranno mai, perché sono più che improntati e proiettati allo show, e comunque sono tutt'altro che oppositivi. Ma capisco che possa risultare... Come posso trasmettere? Non mi viene la parola giusta. Che ti faccia passare la voglia. Che dice, vabbè, tanto doveva andare così, non ci posso fare niente, è inutile che mi ingegno. No, potevi, cioè i dadi hanno stabilito così. Avessi fatto la scelta giusta sarebbe andato potenzialmente diversamente. Allora io tasto il rilievo della mappa, non è un pulsante, no? No, non è un pulsante. Cioè, ti sputo in faccia. Allora. No, ok. Sì? Sì. Ma io temo che sia un cambio di approccio. Perché? Perché è empatia. Sputare credo sia mira. Allora. No, ha ragione. Nel caso, anche se nel caso fosse mira, sicuramente non è empatico. Eh no, no. Beh, se lo fai con rabbia. Quindi se vuoi farlo ti costa tre incrementi, no, perché no, ti ricordo che la prossima cosa che devi fare, visto il colpo sulla schiena... Quindi spendo uno per quello, più un altro per dirgli... Ah, sai che non è necessario fare tutto questo, vero? E cosa dovrebbe essere necessario fare? Io lo so. Ah, quanto è difficile vivere in questo paese! Ti solleva e adesso siete uno avanti l'altro. Tocchi comunque coi piedi per terra, anche se sei... Beh, grazie di sostenermi. Possiamo ancora trovare un accordo. Tu e io facciamo parte della stessa dinastia. Ah sì? Sì. Bella cazzata. E ti tira una ginocchiata nello stomaco. Quindi mi rimangono 3 incrementi. A lui 4. Dopo che ti ha detto ah sì, ti lancia nel bel mezzo della mappa. E lo fa apposta. Non ci sono pulsanti. Ti lancia nel mezzo della mappa, okay. E lanciandoti colpisci una delle assi che ben bene Alba hanno spostato e senti che si sta spostando. Ah, ok. Quando colpisci con la schiena l'asse ti fai piccolo 2 indizio. Ferite, quindi sono 2 incrementi. Benissimo. Ok. Hai voluto far pressione? Sì, sì, sì. No, sto cercando di continuare a premere e... Pulsanti che non ci sono. Ah, pressione in quel senso. No, ho sbagliato. È pressione sul pavimento. È una pressione psicologica, è una pressione. È la pressione sul pavimento. Ci si sta avvicinando con passo deciso e lento.
Sai, io mi sarei scelto un vestito diverso per un'entrata in scena così. Non ti dona per niente questo colore. Se vuoi essere tu il nuovo capo di Ruthenia, dovresti almeno imparare a presentarti. Sai, potresti prendere un esempio da Rebecca. È incredibile come il tuo cervello ti abbia portato per errore a una delle soluzioni che salveranno Ruthenia. A quel punto si toglie la giacca. Ok. È a petto nudo, contrariamente a me, è estremamente fisicato. Ok. Molto bello. Beh, quasi più bello sopra di Roberto. Testa. Ma infatti qua io ho visto questa scena, sta partendo il pavone. Te non ti preoccupare, io uso degli ingredienti per spogliarmi, più cioè. Vedete? Vedete? Volevate una scena di sesso? Finalmente. No. Vedete il petto di Victor che è martoriato da delle bruciature. Sembra che probabilmente in passato abbia ricevuto delle ustioni. Questo è il vero potere. Poter prendere le persone, schiacciarle sotto i miei calci. Piedi. Temo che questo potere però sia un po' logorante. C'è un motivo per cui Ruthenia è sopravvissuta per così tanto tempo, è perché non concentra il potere nelle mani di... Qualcuno spieghi ad Adayan che è un combattimento, ci sono dei turni, non può parlare sempre lui e non può cercare di portare avanti sempre solo l'idea del devo convincerlo che siamo alleati, perché ha rotto il cazzo. Qualcuno glielo dica. Lui ancora è convinto che può farlo. Non ha capito. Va bene se sia un gioco narrativo, ma io dobbiamo raccontarcela tutto il tempo. Oh, stiamo combattendo, combattere, è una scena d'azione. C'è la mena. Siamo qui. Poi puoi ovviamente usare la dialettica. Ma nel tuo turno. Ti ha detto che ci ha fatto incrementi in turno e te tocca a lui. Faccio 4, quindi 3. Scienziato, capirà che è di più, no? Qualcuno lo fermi. Faccia qualcosa. Sono pettorali duri. Possiamo fare di meglio. Hai un talento nel fare cose terribili, ma hai un talento. Possiamo insieme lavorare per riportare la Repubblica. Ammazzalo, a me non parla più. Aiutami a sigillare una volta per tutto questa cosa. Vedi questa mappa? Non è una mappa per il potere, è una cosa che distruggerà sia te che tutta Ruthenia. Quindi aiutami ora. C'è un monologo. C'è speranza e sarai tu il salvatore. Monologo. Io non voglio potere. Su io 6 incrementi di discorso questi. A capo di niente. Vedi che ti sta ascoltando. Il che lo converto a le ferite in 7C, contrariamente magari a Dungeons & Dragons, che ci sono ferite fisiche, specialmente quelle dei villain, sono ferite sia fisiche che psicologiche. Hai usato il tuo incremento per cercare di convincerlo a questa cosa qua. 6-2. Sì. Tocca ancora lui, ma che ha pari merito con Alba, ma i villain, pippone, siccome sono aggressivi, attaccano prima. Non intende diminuire la pressione che Mirae ha su di lui, quindi continua a parlare con Mirae. Sono pronta, arrivo. Tranquillo. Tanto sto benissimo. No, ma infatti, stai una favola, sto guarda. Bisù. Ti prende nuovamente per il bavero e ti dice, sai una cosa che mi piace di te? È che sei una specie di ascensore. Sali e scendi! Dum! Di faccia sulla mappa. Si crepa una montagna e te cominci a perdere sangue dalla fronte. Tasto, non niente, pulsanti. Non ci sono pulsanti! Tocca ad Alba, che ha visto tutto questo davanti a sé. Ok. Io sono incazzata perché in tutto questo io volevo esplorare. E quindi corro verso Victor e... non lo so, gli salta addosso prendendolo a pugni, urlando, quindi gioco un incremento. Certo, non è furbo picchiare. Urlando, stai rovinando la mia scoperta! Posso giocare un altro incremento? In realtà sarebbe la mia faccia quella rovinata, ma okay. Esatto, ok. Puoi giocare tutti gli incrementi che vuoi, anche subito. Ok. Però attenzione, che voglio essere chiaro, si possono utilizzare gli incrementi anche per... evitare una ferita. Rimanere a 0 incrementi equivale che ogni volta che io attacco voi lo prendete completamente. Ok, quindi finisco di prenderlo a cazzotti, poi prendo, gioco un altro incremento per dargli un bel calcio nelle palle urlando tutto questo machismo e tutto questo fisicazzo che stai facendoci vedere mi ha rotto i coglioni, ha rotto i tuoi coglioni, e gli do un bel calcio nelle palle. Il fatto che tu abbia dichiarato l'attacco, lui usa un incremento per fermare il tuo piede. Mm. Ah sì? Alloide, questo è quello che volevi fare?
Un calcio nelle palle? Che tira una slegna. Pam! Che ti fa volare vicino a Mira. Ma se io gioco un punto eroe per usare l'oggetto distintivo per evitare un numero di ferite pari al numero di incrementi spesi più il tratto più alto dell'eroe. In questo caso qua ti usavo un incremento solo, quindi te ne hai fatta una, ma se vuoi mi ruoli il fatto che il tuo occhio in qualche modo ti fa schivare il danno. Quindi parte il pugno. Ma io prendo il mio occhio, lo acceco, mi manca e io riesco che a schivarlo. Schivo. È a zero incrementi, se vi può interessare. Pari merito, allora Mirae e Roberto. Guardo i Montoya, faccio l'occhiolino, io ho le pistole, do un attimo le pistole ai Montoya. Mi tolgo due. È indifferente. Non a quello che ha le fiamme in mano, l'altro. Okay. E mi tolgo il giaccone, mi tolgo il gilet e anche la camicia. Riprendo le pistole e per questo ti giuro uso un incremento per farlo. Perché è giusto così. Però mi devi cambiare approccio perché questo è allettare. Allora non uso l'incremento. In realtà mi spoglio e basta per adesso. Ma in realtà lo sta facendo per se stesso, non per gli altri. Mi sto allettando. Cioè, si sta. Poi con le pistole mi tocchi i capelli. Cerchiamo di rimanere nel mood. No. Io vedo questa cosa, quindi tiro fuori il mio fisico, con un passetto mi metto davanti a lui, che ho le due pistole in mano, lo miro e sparo due volte. Pam pam. Come funzionano le armi da fuoco? Me lo stavo chiedendo anch'io. Le armi da fuoco provocano automaticamente una ferita drammatica. Ci metti una vita, hai Carlo. Più un numero di ferite equivalente al numero di incrementi utilizzati. Ok. Cioè, se tu usi un incremento, fai una ferita drammatica e una ferita. Io ho due incrementi, quindi uso un incremento per sparare con una pistola e un incremento per sparare con un'altra pistola. Perfetto. Tu quindi gli faccio due ferite normali e due ferite drammatiche. Esatto. A turno. Non è così. Dopo che gli ho sparato, lo guardo in faccia. Ha girato un attimino. Olè. Per ricaricare una pistola costa 5 incrementi. Ma tanto io non la ricarico. Te lo faccio perché sono a colpo singolo, quindi. Ok, ho finito i miei incrementi, Master. Victor. Anche le pistole. Ti fissa e senti un brivido sulla schiena. Quando però si piega per attutire il dolore, intravedi un tatuaggio sulla schiena che non avevi visto prima. Poi si tira su. A chi tocca? Roberto ha finito gli incrementi? Sì, due ne avevo, ho sparato due volte. E abbiamo Mirae con due. Sì. Beh, uso un punto eroe per chiamare il mio gatto. Che finalmente. No, funziona così la cosa delle pistole. Ok, perché sono in vita. Miau. Dove cazzo sei stato? No, in realtà vedi che sembra che probabilmente sia scappato da qualcosa. Non è ferito gravemente. Però vedi che tu arruffato. Sì, ok. Nova, ho un favore da chiederti, non ti piacerà. Cioè, te ne frega niente che sono andato, niente. Miau. No, niente. Siamo un team, lavoriamo, facciamo cose pericolose. Io non è che mi sono tenuto al sicuro, come miau, puoi ben vedere. Miau. Non è che allora, anche il gatto è il palmonologo. Anche il gatto è palmonologo. Devi andare a cercare. Incredibile il gatto. C'è un pesce. Molto grande, molto pericoloso e molto incazzato perché l'abbiamo ferito. Miau. Sì, lo so, infatti lo so che lo sai. Devi attirarlo qui. Devi andare. L'idea so che hai speso tutto questo tempo per scappare. Ma Anusa, ben, ha un pezzo della sciarpa. Devi seguire l'odore della sciarpa bruciata che era legato a ben. E ora è là fuori da qualche parte. Attira, vai e tira. Basta. Il pesce qui. Ora, miau. Gatto unico eroe. Vediamo quanto è il nostro eroe. Però l'idea è buona, sottolineo di nuovo. I pesci. Cioè l'idea è interessante. Ok, il gatto scatta nell'oscurità. Hai usato il punto eroe per chiamarlo e un incremento che usi empatia per parlare col gatto. Perché dobbiamo empatizzare. Certo, ovviamente. Pari merito. Ben e Mirae, vai. Io vedo che Victor sta fissando molto intensamente e aggressivamente il mio capitano. E allora tiro fuori la mia sciabola e gli taglio la cinghia dei pantaloni. Uso un incremento, io uso il mio unico incremento per tagliargli le cinghie dei pantaloni così che i pantaloni gli caschino e gli rendano difficili i movimenti. Ed è questo quello che fai, scatti nel momento in cui si sta ritirando su dai colpi di pistola, tagli la cinta e il pantalone cade. Però è palesemente un pinguino. Allora, diciamo che ha saltato un po' di giorni di gambe. Ah, quindi. Ah, ok. Però ne ha tre.
Ah, la dotazione militare? La famosa dotazione militare. Ah, ok. Però comunque i pantaloni gli danno fastidio. Beh, sì. Sono alle caviglie. Anche a me adesso. Tipo... Anche a Roberto adesso danno fastidio i pantaloni. non ridicolizziamo. Va bene che navigavi, però si chiama. Okay. Ben bene, ha usato il suo incremento. Mm. E vabbè, Mira è l'ultimo. Come ultimo incremento, io ho ancora empatia. Visto che a me il vestito sopra si era strappato, lo tolgo e lo lancio sopra di lui per coprirlo. Per dirgli, mettiti qualcosa addosso. Ma è tipo un combattimento tra NPC nudi. Non è troppo tardi. Corriamo tutti quanti un pericolo molto grande. E moriremo tutti. Lui qualsiasi cosa sia sua... che ti sei immaginato. Qualsiasi cosa del potere ti ha convinto che questa sia la risposta. Palesemente non lo è. Aiutami a trovare un modo per uscire da qui prima di morire tutti quanti. Va bene. Okay. E aiutami a trovare un pulsante su questa mappa. Io vorrei fargli molto male in modo che perda i sensi. Non so se siamo vicini a questa cosa. No. Non lo so, speriamo. No. Perché voglio vedere il tatuaggio. Quindi niente, uso il mio ultimo incremento visto che lui che gira intorno e guadagni la schiena così. Sì, adesso ha un cappotto sopra. Lo so, però, infatti. Però hai i pantaloni alle caviglie. Io gioco il mio ultimo incremento per tipo arrivargli sopra così. Non mi sono fatta male. No, faremo finta di niente. Cade a terra e però comunque ancora. Se le mie competenze matematiche non sono quelle che temo che siano, Amega Inside si è appena abbonato per il terzo anno di seguito, quindi sblocca la canzoncina, quindi grazie mille Ame per i 3 mesi di permanenza insieme. Possiamo andare avanti a vedere Adrian che dice cose. Il cappotto sopra di Mira. Avete finito tutti gli incrementi, quindi si attiva un clock. Quando Victor viene schiantato a terra da Alba, il rumore che vi immaginate dovrebbe essere questo. Invece è splotch. Splotch. Un po' d'acqua si sta creando sul pavimento. Ah, non è esploso. Cosa abbiamo fatto? Non lo so. Signori, si dichiarano nuovamente gli approcci. Sì. Se utilizzate lo stesso approccio non avete dado bonus, se cambiate approccio lo avete. Sì. Chi ha ferite drammatiche? Solo Adrian, sì. Corretto? Quante ne hai? 2. 2? Quando un giocatore ha 2 ferite drammatiche, come viene convertito? La situazione si fa più seria. Quindi io guadagno 2 dadi bonus. Quindi ora tu hai 2 dadi bonus? Sì. Ma io no, io ne ho 1. Tu ne hai 1 solo. Sì. Ah, ovviamente per ogni 2 ferite drammatiche guadagno 2 dadi bonus. Certo, perché no? Io cambio approccio, non uso più mira perché non posso più sparare. Uso le pistole, le giro nelle mani e le uso come clave. Ok, mischia. Quindi ti tiro, grazie mischia. Vigore e mischia. Ok, e siccome ho Ben lì di fianco che ha la spada sguainata, gli do un punto eroe per aiutarlo. Io guarda, stavo scambiando. A posto. Cambio... Approccio, grazie. Metto grazia e notare, perché secondo me ci servirà. E aggiungo un dado. Ah, ok, allora ritiro anch'io intanto che mi sono scordato. Sì, tirate. Ben, 2. Cosa vuol fare? Ci ragiono un secondo. 4. 4 incrementi. Aspetta, questo è un 10. 5. 5 incrementi. Io 4. Io pensavo di utilizzare la manovra per mettere qualcosa di esplosivo addosso a Victor. Il problema è che non abbiamo niente di esplosivo. Lo so. Stavo infatti pensando se lui tipo ha gemelli un pacco molto esplosivo. Ma basta queste illusioni sessuali. Il problema è che nessuno di noi ha, cioè sì, della polvere da sparo c'è, però stavo pensando ai gemelli che io avevo una cintura esplosiva, l'ho usata. Sì. Che armi ha Victor addosso? È a parte i suoi nudo. Pugni. È nudo. Ha solo i suoi pugni, non è lui. Ha i pugni nelle mani, Roberto. No, io sono Roberto, Victor. Non ha anelli, non ha monili, niente di niente di niente. Monili. Però io non voglio che Victor muoia, quindi... Ok, l'approccio di Ben è semplicemente quello di cercare di impedire monili. Il più possibile a Victor di fare danno ai suoi compagni, quindi cerca di proprio di mettersi in mezzo alle sue gambe, di fargli tipo... Quando ti fanno la vecchietta, tipo quel genere.
ti fanno la vecchia. Sì, ti fanno di fargli sgambetti, di mettersi dietro di lui per sbilanciarlo. Grazia e atletica. Sì, esatto, cioè, gli dà fastidio, cerca di dargli fastidio. Cambio approccio in qualcosa di molto che mi farà molto male. Atletica e cercare di metterlo in difficoltà avvicinandomi, ma schivando, cercando di farlo frustrare per il fatto che non riuscirebbe a colpirmi. Grazie atletica, come ben. Ricordi che tu, avendo la ferita drammatica, hai un dado bonus in più. C'è qualcosa all'interno della stanza che, volendosi, cioè, sarebbe utilizzabile contro di lui? I Montoya. A parte i Montoya? In realtà tutto quello che ho descritto sono oggetti utilizzabili in vario modo. Quindi la mappa deve avere qualcosa di cliccabile. La mappa, le assi, i timoni, i muri stessi. Ad esempio, quello che ha fatto Adrian, cioè utilizzare Nova per fare cose, può essere considerato un utilizzo ambientale. Ok. Oh, perfetto! Ho 3-15. E quindi sono 6 incrementi. Buono. Cosa sono 3-15? Ho 5 incrementi. Victor, prima cosa che fa, usa il suo incremento per lanciare il giubbotto distante. Però devo riuscire a colpirlo con qualcosa. Ma non c'è scritto tipo che sia mortale o niente del genere. Digliela. Cosa? Ok, no, dimmi quando è il mio turno. Victor si alza velocemente, prende il giubbotto e lo lancia sulla mappa. Scivola e sentite appunto rumore di liquidi che si spostano. La stanza, a quanto pare, si sta riempiendo di acqua. Ormai l'acqua è a qualche centimetro di altezza, che prima non c'era quando siete entrati. Evidentemente qualcosa è cambiato, che ha cambiato gli equilibri. Ok. Si alza, usa un alto incremento per fare questa cosa. Si scrocchia la schiena, si tiene la ferita, guarda Roberto. Sai, l'utilizzo delle pistole a Rutenia e in tutto il regno Axeco è stato bandito perché noi usiamo la diplomazia. E si lancia e ti fa un drop kick con due piedi in pieno petto, ti butta a terra. Faccio della diplomazia. Uso il mio punto eroe per usare equilibrio perfetto, faccio un salto all'indietro e lui mi manca. Wow! Mamma mia! E atterro tipo... Olè! Che scena incredibile! Victor, per evitare la caduta, usa un incremento e fa... e rotola. Senti che però, mentre rotola... Festimia. Tipo... perché le ferite che gli hai provocato gli stanno sanguinando abbastanza. Quando atterra, cerca con un calcio rotante di colpirti sulla schiena. Ti colpisce? Farà una ferita, immagino. Beh, se uso un incremento, sì. La ferita me la prendo. A quel punto, quando ti prende col calcio, ti afferra da dietro e ti stringe il collo. Ah, perché si è rialzato il merda nel frattempo? Eh sì, ho dato un incremento per alzarsi. Quando ti colpisce di schiena, poi ti riprende il collo e ti stringe. Adesso è dietro di te e ti sta più o meno usando come scudo. Guarda Mirae e dice: questo amico che ti sei portato da Baisella, quanto vale per te? Tanto. Tanto quanto dovrebbe valere anche per te, se vuoi sopravvivere e uscire da qui. Hai notato che stiamo annegando tra poco? Hai notato che si sta riempiendo tutto di acqua? Sì, sei intelligente, lo so che sei intelligente, abbastanza da capire che siamo in pericolo. Smetti di metterci ancora più in pericolo e dammi una mano a capire come uscire da qui. Io so nuotare. Ed è che dà un cazzotto sulla tempia a Roberto, che soffre tantissimo. Uso un incremento per far finta che non mi ha fatto niente, cioè prendo il danno ma rimango sempre tipo stoico, proprio non... cioè in realtà se devo usare l'incremento in realtà non prendo neanche il danno, però effettivamente sì. In realtà resisto fortissimo perché io di botte sulle tempie ne ho prese troppe nella vita. Utilizzi, quindi non mi fa un cazzo. Utilizzi un incremento per evitare il danno che ti ha fatto e senti che non se l'aspettava. Victor, sai quando fai giusto, visto come sono bloccato così con col collo, mi giro e faccio tutto qui. Ah, vedo che allora qualcuno di forte te lo sei portato, eh? Hanno molti più talenti di quello che immagini. Tipo? Tipo, attento, attento in basso. Guarda, usi un incremento per questa cosa, ricordati che hai fatto atletica. No, però in realtà attento in basso era vero, perché io in quel momento arrivo tipo un toro, io ho 6 incrementi. Sì.
È lei che è. Attento in basso, io arrivo come un torello, arrabbiatissimo perché ha osato toccare il mio capitano. Io te l'ho detto perché so che tu poi non ci cadresti, esatto, mai in questa cosa. Attento in basso. Crea un'opportunità per Ben Ben. Sì. Io prendo la rincorsa come un torello, proprio esiste di testa, un'opportunità, gli faccio una vecchietta nel retro del ginocchio, sai, proprio con tutta possibile per cercare di farlo andare proprio in avanti e uso due incrementi per fare questa cosa. Fa male male. Bene, bene. È proprio una vecchietta di quelle potenze, proprio con tutta la mia piccola forza. Tanto lui era convinto che io bleffassi, quindi... Esatto. Esatto. Bella, bella giocata. Bella giocata. Victor viene colpito dal non eccessivo peso di Ben Ben, ma abbastanza, perché non se l'aspettava. E poi dietro nel ginocchio ti frega, eh? Quindi crolla a terra portandosi Roberto con sé, però... molla la presa, quindi Roberto è a terra ma è libero. Victor usa un incremento per ritornare subito in piedi. Quindi lui adesso ha 4 incrementi. Sì. Tocca a me. Perfetto. Mi alzo e... con le forze che mi rimangono e finché vedo che sei ancora un po' frastornato, so che tipo finora io non ti ho colpito, no? Non ho neanche provato a colpirti. Quindi... non fisicamente. No. Arrivo da te con massima serietà, cosa che non ho fatto finora. Beh, arrivo insomma, nelle tue vicinanze e ti dirò uno schiaffo fortissimo. E questo cosa sarebbe? Questo sarebbe... tu leggi questo schermo. Da regolamento. È ruteniano questo. Parla Rebecca in realtà. Esatto. Quando l'eroe ferisce per la prima volta un malvagio in combattimento, può attivare questa virtù per infliggere una ferita drammatica aggiuntiva oltre al normale danno. Ah. Ta-bam. Interessante. Io sono vice direttore di Rutenia. Questo vuol dire qualcosa. Rutenia vuol dire qualcosa ancora. Non è la fine. Puoi essere ancora tu il capo delle forze di guardia e militari di Rutenia. Puoi ancora essere il punto di riferimento per il nostro futuro, verso qualcosa verso cui guarderanno in alto per generazioni. Tu puoi essere quello che ha salvato Rutenia da qualsiasi cosa assurda. Io ho già salvato Rutenia, tu non l'hai capito ancora? Sei davvero così sciocco? Siamo qua. Accerchiati dalla maestosità di un'opera nemmeno umana. Victor, stiamo per annegare. E lo faremo per la causa. Quale? Non rimarrà niente di noi. Rimarrà tutto. È questo che tu non hai capito. I ruteniani sono uguali a tutti gli altri, ai Baisellesi, agli Alloidi. Non so nemmeno da dove vieni tu. Non è questo il punto. Le nazioni sono solo un costrutto di noi umani. Dobbiamo sollevarci, dobbiamo essere di più di persone legate a una nazione, dobbiamo essere di più. Chi ha costruito questo posto? Chi l'ha fatto? Chi non c'è più, non c'è più, non c'è niente di loro se non cenere e scheletri. E se noi non riusciamo a tirarci su ora fuori da qui, non rimarrà niente anche di noi. È vero che le nazioni sono invenzioni nostre, ma è quello che facciamo, inventiamo storie. L'amore è un'invenzione, il potere che ti ha dato la testa è un'invenzione, è tutto comunque inventato. La differenza la fa perché inventiamo le storie, perché inventiamo le cose. E le nazioni che abbiamo creato sono racconti che ci legano insieme davanti all'oscurità, davanti al male più assoluto, in cui muoiono tutte le storie. Perché quando arriverà un mostro gigante che proverà a mangiarti, se guardi nei suoi occhi non vedi storie, vedi soltanto la sua fame per l'oscurità. Ed è quello da cui stiamo scappando tutti quanti, quello che ci differenzia a noi da tutto quello che c'è là fuori, da qualsiasi cosa ha fatto fuori la civiltà che ha costruito questo, è la nostra capacità di inventare storie. Quindi aiutami a scrivere una storia migliore, una fine che non comporta essere rovine che qualcun altro tra secoli troverà. Ora abbiamo ancora una chance di andarcene. Tutto bellissimo, tutto bellissimo. Forse una scena drammatica, sarebbe un bellissimo dibattito. Uno scontro verbale. Il problema è che non lo è. Il problema è solo che non lo è. Adrian non mi è. Adrian dovrebbe accettare il fatto che ha partito un combat e tocca
combattere, non ne esci con la dialettica, perché ci provi una, ci provi due, ci provi tre volte. Se ti dico di no, no, e non per altro, ma perché mi metto nei panni di Lucone, che c'ha sto giocatore che comunque è ospite, che continua a battere sempre sullo stesso chiodo e non c'è verso di fargli capire che non è cosa, e non riesce neanche più a fermarlo. Non puoi dirgli stai zitto, non puoi parlare così tanto perché è un combat, perché allora certo, se non lo capisci non lo capisci, che io penso che a una certa Lucone se la colla pure. Quindi dicevo, non c'è verso di ragionarci, va bene, concludiamo il combat con il fatto che convincete un palese pazzo visionario a tornare alla ragione. Non è assolutamente quello che volevo, non è quello che sarebbe dovuto succedere, ma se per 4 turni fai la stessa cosa, una certa mi obblighi a fare come dici tu. E questo è il problema che sto vedendo. Bellissime idee di Adrian, ma devi riuscire a capire che puoi avere una bella idea, ma se non si incastra nella scena, non si incastra nella scena, lo devi accettare. Non è che bisogna per forza risolverla come hai pensato tu. Molla, cambia approccio. È da quando l'ho visto la prima volta a schermo che dico, fighissimo tutto quello che fa, ma c'è un problema, non è in grado di capire che la scena non va nella direzione che dice lui. Si impunta, va dritto, continua. E io non so come va avanti l'episodio, perché non lo so, sono blind, come sapete, ma temo, prevedo e temo, che Lucone a una certa si piegherà alla scelta di Adrian e deciderà che il boss può cambiare idea e che il combat può essere affrontato in maniera drammatica, con un'azione drammatica, parlando, che non doveva essere, non poteva essere, perché comunque per farlo dovessi spendere degli incrementi per farmi danni sulla psiche, non sul fisico, e gli incrementi comunque sono azioni, le azioni comunque richiedono sì una parte di roleplay, ma non sti monologhi qua, è il quarto pippone che mi fa Adrian in un quarto d'ora. Che non puoi, nel senso, è ovvio che se io do al giocatore mezz'ora per convincermi un personaggio con un monologo, a una certa me lo convinci, ma non è così che funziona. Cioè lui nel mente viene di tipi a pugni, tu tutto sto tempo di parlare non ce l'hai, quindi dovresti, ok, spendi il tuo incremento, mi dici 10 parole contate nella frase con cui mi dici che cosa mi vuoi dire, basta, hai tutto sto spazio di, perché nel mente sei tu il primo a dire stiamo affogando, 40 minuti di pippone, cioè la stanza si è riempita un'ora fa. Comunque adesso vediamo come va avanti. Io prevedo che una certa Lucone si debba piegare al... Oh, non c'è verso di ragionarci con questo. Risolviamola con la dialettica. Il discorso era bellissimo, eh? Bellissimo. Cerco pulsanti però, no, intorno. Basta! Oh, prima o poi funzionerà. Ting! Ting! Vabbè, c'ho... c'ho... Ting! La Madonna! Ci ho provato. Faccio full. Fai full, fai bene. Ci ho provato. Mentre discuti con Victor, dietro di lui, dal corridoio e dall'oscurità, il pesce! Arriva Nova correndo velocissimo e tre lucine entrano all'interno della stanza con il rumore caratteristico delle bestie che avete combattuto prima. Beh, Victor, spero che tutto quel potere che hai immaginato ti piaccia. E io uso un punto eroe atletica per fare un gesto molto atletico e molto rapido, prendendo al volo Nova che salta, okay, e poi dopo saltando all'indietro anch'io e cercando di mettermi in salvo lontano dalle cose. Ma che arrivano alle sue spalle. Tu fai un salto acrobatico e Victor ti guarda un po' con arroganza, perché anche lui è in grado di fare determinate azioni, ma ti vede saltare, gira la testa e nota anche lui i mostri. Che non li sentiva? Cosa cazzo sono quelle cose? La fine delle storie! Hai usato questo tuo incremento con il punto eroe e quindi passi a... 4. 4. Tocca a Victor. Non sa bene cosa fare perché si trova chiuso in una morsa tra virgolette, voi che non siete un pericolo per lui, e le bestie che sembrano essere invece un pericolo. A quel punto, dimmelo a me, io sono lì per terra. Scatta su Roberto, ecco, afferra Roberto e lo lancia verso le creature. Scusa Roberto, non posso fare un cazzo. Beh, hai Montoya, no? Posso usare virtù altruista? Cosa fa altruista? Attivando questa virtù, l'eroe può subire le conseguenze di un rischio al posto di un altro. Sì, muore. Tipo, sì. Il mio capitano! Sì. Tu ti lanci verso Roberto che sta venendo lanciato. Sì.
riesci a bloccarlo, ma il tuo peso non è sufficiente per fermare Roberto. Quindi l'inerzia del peso di Roberto ti spinge verso le creature. Esatto, anche io avrei tradotto così. Sotto i colpi. Prendo le conseguenze. Sì, sì. Sì. Roberto cade nuovamente a terra. Che cazzo. Però come funziona così? Cioè, no, tu io sei in mezzo ai pesci. Io subisco un rischio no? Al posto suo. Sì, tu sei in mezzo ai pesci. Tu al posto suo sei in mezzo ai pesci. Okay. Siete tutti e quattro a pagamento con un incremento in più di Victor. Andrei io. Allora, come primo incremento, dico al Montoya de Fuego. Deve bruciare tutti i pesci. Pazzesco. Ok, allora voi vedete Montoya che aveva sempre le fiamme in mano e lui fa come una fiammata a spazzata attorno ai mostri che sono un po' spaventati, quindi si tirano un attimo indietro. Fortunatamente Ben Ben è a terra, quindi vede proprio la fiamma passargli sopra. Sente odore di peli bruciati. Io sono lì. Uso un incremento per spazzare le gambe di Victor e farlo cadere di nuovo faccia a terra. Ok, lui usa un incremento per fare un salto e schivare l'attacco, schivare il danno. Infatti dito meglio. Qua. Io nel fare la spazzata ho fatto sai tipo quelle cose da breakdance, quindi fai la spazzata e ti rimetti in piedi, ok? Lui me lo ritrovo di fronte, prendo le pistole e con le due pistole do una ragagnata con i calci delle pistole sulle tempie, proprio a panino con i due incrementi che mi rimangono. Lo colpisci, stum! A quel punto, quando lo colpisci, vedi proprio gli occhi che rotolano all'indietro. E... oh, per la gloria... antenati. E crolla a terra. Oh, bueno, l'ho spento. Olè. Finito gli incrementi. Avete Alba con 4, Mirai con 4, Ben Ben con 4. Quindi? Alba. Uso un incremento per andare a vedere che cos'è il tatuaggio. Con notare. Scatti verso la schiena di Victor e vedi il tatuaggio. Il tatuaggio in realtà è stato in parte rovinato dalle cicatrici provocate dal fuoco. Quindi vuol dire che è stato prima tatuato e poi ha ricevuto le bruciature. È svenuto a terra, quindi non sembra essere morto. Il tatuaggio, sai di averlo già visto? L'ho già visto? Il suo ciondolo. Ma che stiamo scherziamo, scusami. È lo stesso tridente che ha nel ciondolo Roberto. Ah. E anche Roberto adesso lo nota, perché è lì davanti. Capitano, si avvicini subito! Siete fratelli? Qual è il link? Siete fratelli? Perché? Effettivamente mi guardo al volo il tatuaggio, anche perché comunque ci sono ancora i pesci là, che quel sì, Montoya che siete amano. Nei turni, eh? Infatti, quindi in realtà lo guardo, prendo nota mentale dell'informazione e dico, magari lo portiamo fuori. Okay. Magari lo portiamo fuori. Quindi lei non sa per quale motivo c'è lo stesso simbolo sulla schiena di questo qua? No, ma dobbiamo salvare Ben Ben, che okay. È un attimo improblemato. Ok. Improblemato. Questo è baselese un po' stretto, diverso da quello che usa di solito. Sì, quello che usa di solito, quello che usa di solito c'è la est un po' più strascinata. Ma è quello di Playa Infinita. Sì, quello. Sì. Alba con 3, Victor a 0 perché è uscito fuori dai turni. Mirai con 4, Ben Ben con 4. Posso togliermi dai guai? No. Io sono ancora steso lì, cioè ho davanti i pesci. Mi hanno appena quasi bruciato le sopracciglia. Tu quindi... puoi toglierti dei guai, ma i mostri hanno un'abilità particolare. Sono inarrestabili. Cosa significa? Che per scappare da loro costa 2 incrementi invece che 1. What? Ok. Ne ho 4. Allora, hai detto che c'erano delle catene? C'erano... ricordami che cosa allora, c'era nella stanza? Siamo in un'enorme stanzone in cui sì? Al centro c'è questa mappa topografica, mappa. Geografica, il rilievo. Ok. Quindi hai montagne, eccetera. Sì. Cioè le assi che si sono, voi avete spostato con i timoni, ci sono i timoni, ci sono gli affreschi a muro. Mm. Hai visto Mire che si è lanciato piroettando dietro le creature. Io vedo le creature che sono davanti a me e ok, il fuoco l'ha spaventata un attimino, però cioè, non è che voglio affrontare le 3 pesci da solo, anche perché non ne avrei le capacità. Cerco di sgattaiolare il più indietro possibile ed andare dietro il piedistallo con la mappa, cioè proprio corro via. Tipo, usi 2 incrementi? Uso 2 incrementi per togliermi dai guai e per andare a scappare dove c'è il piedistallo, che almeno mi riparo un attimino. Ok. E sì, e poi vabbè, poi ti dico dopo. Mi tolgo dai guai.
Abbiamo sempre Mire, un 4. Sì, io... Sei dietro le creature. C'è qualcosa che può attirare la loro attenzione? Beh, se gli dai un pugno sulla testa, secondo me si girano. Gatto. Io alle mie spalle ho il corridoio da cui sono arrivate le creature, no? Sì. Beh, a questo punto il nostro obiettivo è andarcene da qui, immagino. Dobbiamo prendere Victor e portarlo in salvo. E la chiave? È la chiave. Scappiamo, torniamo nella sala dove eravamo prima. Se vi ricordate, lì c'è il meccanismo, la catena gigante per tornare su. Ma io volevo indagare per vedere... No, è troppo tardi! Perché l'acqua sta salendo! Troppo tardi! E quindi uso un incremento per cercare di attirare l'attenzione. Scappo in giro intorno alla stanza con loro che mi seguono. Battendo le mani, le creature, visto che si erano anche indietreggiate con la fiammata, si girano verso di te e ora stanno ringhiando e si stanno avvicinando. Ringhiando? Povera Nova, che gli dico... Lo so... giuro che so cosa sto facendo. Non ora, avevano voi bugia. Dovete uscire, però, da qui prima possibile. Vedi Mirae che attira l'attenzione e comincia con le bestie. Le bee, inizialmente un po' titubanti, cosa poi prendono l'audio? Velocità e... Io in realtà non me ne frega assolutamente niente. Io voglio capire perché, per quale motivo si sta alzando l'acqua. Quindi uso un incremento per notare se c'è qualche meccanismo, se c'è qualcosa che posso, cioè posso capire per quale motivo, come fermarlo, perché si sta alzando l'acqua. Ti osservi intorno e cerchi di analizzare la mappa, le assi. E in base a quello che ti aveva anche detto Victor, che questa cosa poteva essere una... Allora, un attimo minutino per di nuovo tornare sul discorso quanto è importante fare un briefing, una formazione molto specifica del gioco che si andrà a giocare ai giocatori e agli ospiti, ovviamente. Ma prima di questo, grazie mille Eldritch Blast Pit per il secondo mese di permanenza e di supporto disgustoso, grazie mille. Allora, è importantissimo perché... Sia, no, tutti. Allora, penso che le idee chiare sul gioco ce le abbia in questo party solo Gabriel, che ha fatto un personaggio che effettivamente in 7 ci sta. Poi l'ha anche mosso in maniera molto coerente, ha sprecato degli incantesimi per il roleplay. Tutto molto bello quello che ha fatto Gabriel. Gli altri non è che sbagliano, è che mi pare di capire che abbiano creato dei personaggi. Non dico che siano sbagliati per 7C, ma incompleti. Se io ti accompagnassi nella creazione di questo personaggio o ti girassi il fantomatico mini video briefing di regole e contesto di gioco e ti dicessi tu giocherai un protagonista di un'avventura di 7C. A differenza di Dungeons & Dragons dove ci sono i livelli, 7C stabilisce che nel momento in cui tu crei un eroe, sei tale, è un titolo. Tu sei straordinario, sei fai cose straordinarie, quasi disumane. Sei Ezio Auditore di Assassin's Creed. Sei, come cazzo si chiama, il protagonista di Prince of Persia. Sei incredibile, fai cose incredibili con una certa semplicità, perché le fai da tantissimo tempo. Ben ti sembra fuori luogo, mi sembra limitante, mi sembra debole rispetto a quello che potrebbe essere in 7C. Cioè, di cose forti, di cose utili, le ho viste fare solo a Roberto, dove l'essere straordinario, l'essere un eroe, può essere solo capitano di una nave dove a bordo c'ho due maghi cazzutissimi. Quindi io, Roberto, non so usare la magia, ma con gli incrementi posso far sì che i miei uomini lo facciano. E questo mi rende offensivo, nel senso, cioè, nel momento in cui tu mi metti davanti un malvagio, io mi posso contrapporre perché ho le capacità, le skill per farlo. Mi sembra che Alba in primis non sappia dove girarsi nel momento in cui debba combattere, perché non... lei ha creato un'archeologa curiosa, un po' ossessionata dalle scoperte, va benissimo come archetipo, ma devi anche menà. È un gioco action. È un gioco action, non è un giallo. Non stiamo qui ad indagare, quindi basta che mi dai il roleplay e poi usi il cervello. Devi combattere. Hai fatto la cartomante che legge
le carte, ma fai il twisted fate della situazione, che nel momento in cui si combatte lanci i tarocchi e ferisci con le carte, ma fai quello che fai l'hook di One Piece, che mentre combattiamo tu giri le carte e magicamente quello che mostrano le carte succede nella realtà, quindi sei una specie di strega del fato. Poi lei non è vodacciana, quindi in teoria le streghe del fato sono solo italiane, più che altro, però, cioè nel senso, devi essere offensivo in qualche modo. Mire, inventore incredibile, genio, ingegnere, tutto quello che vuoi, ma non basta, non puoi solo creare un cervellone in 7C, perché il cervellone non è un eroe, il cervellone è l'aiutante dell'eroe, è la spalla, tu sei l'eroe, devi anche poter combattere, devi anche saperti difendere, e anche l'eroe gracilino, non portato al combattimento. Questo è lo stesso problema che ha John Doe, lo stesso problema che ha Bacto, perché secondo me non gli è stato trasmesso il concetto del dovete essere straordinari sotto molteplici punti di vista, siete voi da soli, con un'azione sconfiggete un minion, devi poterlo fare. L'eroe con un incremento sconfigge un minion del boss. Poi i boss hanno le ferite drammatiche, quindi non basta un incremento, ma tutti i minion, cioè se oltre a Victor avesse 10 guardie, allora con 10 incrementi, non fra tutti, sono in 4, basta che uno gioca 3 incrementi, gli altri 2 e li sconfiggono tutti in un turno. Ma devi dirmi come? Cioè, nel momento in cui tu crei il personaggio devi figurarti questa scena in testa, perché ce ne saranno un milione nella campagna, in cui mi spieghi come tu, da solo, saresti in grado di sconfiggere queste persone. Può essere con l'ingegno, può essere con la magia, può essere con la forza bruta, può essere con l'agilità, può essere perché hai gli spari, quindi in realtà tu sei un pippottino, ma hai una mira incredibile. Può essere quello che vuoi, ma questa cosa la devi poter fare. Mire, Alba, Ben Ben, John Doe e Bacto, questa roba non ce l'hanno. Kayla ce l'ha, Mena è un barbaro, Olivier ce l'ha, ovviamente, figa, siete goblins, non sa giocare a 7C, c'abbiamo un problema. Ma tutti gli altri, questa roba qua gli manca ed è un problema. Bacto un pochino con la musica se ne esce, è molto D&Diosa la sua visione del bardo, perché in realtà quella roba in 7C non so se esiste, ma va bene. John Doe se ne esce perché con la parlantina mette uno contro l'altro, quindi ok, va bene. Alba e Mire, vuoi perché comunque gli altri due hanno una stagione sulle spalle di gioco, loro no, loro due sono proprio in balia, cioè non sanno come affrontare questo combat, continuano a fare cose più o meno a caso. Cioè a me che Alba salti e dia una gomitata in testa a Victor, ma a me fa ridere, non ha minimamente senso, perché lei è una ragazzina alta così, gracilina, questo è un bestione palestrato, ma che gomitata in testa gli devi dare? Non ha senso. Poi ovvio, ripeto, è 7C, quindi ce la colliamo, ma se tu avessi creato il tuo personaggio in un altro modo sicuramente mi era più coerente. Banalmente, appunto, gli lancio la carta, mi avrebbe fatto molto più effetto, mi avrebbe, oltre che mi sarebbe risultato molto più coerente e credibile, mi avrebbe anche caratterizzato un botto Alba. Gli manca questo tassello del bella la caratterizzazione, bella creare il tuo personaggio, considera che combatteremo. Quindi spiegami come anche il tuo personaggio gracilino combatterà una Nami in One Piece, ma mica prende a pugni nessuno. Però c'ha il suo bastone, usa le tempeste, le cose che anche quello non ha minimamente senso, ovviamente, perché un cazzo di bastone sembra magico, controlla le nubi. Ma ce la raccogliamo, perché sta Nami in qualche modo dovrà combattere, no? Quella roba lì, bastava quello. Bastava che Mire, ok, quando combatte Mire usa solo il gatto. Il gatto è il suo famiglio, è lui che combatte al suo posto, perché lui la fisicità di farlo non ce l'ha, quindi durante i suoi turni di combattimento lui muove solo il gatto. Va benissimo, non è un escamotage, non è imbrogliare. È giusto, è il personaggio che ho creato, io sono il cervello, il gatto è il braccio. Anche perché comunque non è un gatto normale, ci sta anche. E dai, ci lavoriamo su sta roba qua, mi prendo l'impegno di lavorarci all'interno di Intel. Prossime stagioni, prossimi progetti, giocatori più formati, personaggi più modellati sul gioco, meno abbozzati. Poi ovviamente la stiamo facendo gigantesca, però in questo momento che c'è il combat vengono fuori questi nodi. Ma forse effettivamente avete attivato qualcosa con i timoni. A quel punto fai un ragionamento guardandoti attorno, mappa, questo quindi potrebbe essere effettivamente un macchinario da guerra, potrebbe essere che abbia il rumore che hai sentito prima, ha fatto carte esplosive, magari tu vacillare l'edificio, è stato colpito qualcosa dall'alto, cosa potrebbe essere stato colpito? Uno stocco, una spada, sì. Le luci.
noti, cioè fai questo ragionamento e dici: se una delle luci e il tornado è stato colpito, probabilmente la forza centrifuga che creava il vortice si è smorzata, l'acqua sta cominciando a entrare. E quindi io mi rendo conto che l'idea di Mira era assolutamente giusta, dobbiamo effettivamente evacuare l'edificio. È una supposizione. Sono molto arrabbiata perché volevo capire effettivamente come era fatto l'edificio, però realizzando, lo dico... Faremo un ministero dedicato e con delle procedure, con delle leggi. Esatto, esattamente. Usi un tuo incremento per ragionare su queste cose e notare questo particolare. Avete tutti ancora due incrementi. Ok, perfetto. Ben ben, sì. Dobbiamo scappare, assolutamente adesso. Il sacrificio del nostro... Si sta sacrificando? Victor, lo stai portando via tu? No, Victor è a terra. E io vi dico solo che Victor, visto che gli avete visto la schiena, fa... Eh sì, perché c'ha la faccia nell'acqua. Oh Cristo. Ok, ma chi tocca ora? Avete due incrementi. Io sono dietro il piedistallo, sono sulla mappa. Non noto niente di strano, cioè è cambiato qualcosa nella mappa, è rimasta prova identica prima. Uno dei due assi si è spostato quando Mira è stato schiantato sull'asse. Ok, cosa noto? Noto qualcosa vicino all'asse? Niente di diverso, niente di strano del solito. Capitano, dobbiamo scappare! Lo so. E allora andiamo! Andiamo. Vamo? La palissiano. Cioè ben scatta verso l'uscita. Capitano, prenda sulle spalle Victor. Dobbiamo portarlo con noi. Non tengo incremento. È vero. Non posso fare il cazzo fino al prossimo lancio di dadi, io non ho incrementi. Vabbè. Ben utilizza il suo incremento per scattare verso l'uscita, sì, e proseguire. Sì. Tocca Alba e Mira e pari merito, due incrementi. E uno per piaccia. Andare da Victor e sollevarlo. Lui okay. È ancora consapevole, cioè cosciente di qualcosa? No, non è cosciente. No, ok, mentre lo tiro su gli dico: oh, quanto vorrei che tu vedessi questa cosa. Ok, ci sta. Fate la danno psicologico mentre è svenuto. Quanto vorrei che tu vedessi come vieni salvato. E poi dopo lo prendo, metto sulla schiena. Sì, quindi certo. Io uso un incremento per cambiare approccio, lo uso per distrarre i mostrazzi mentre lui prende su Victor. Sei a zero incrementi. Esatto. Tocca ai mostri che vengono attirati. E Alba muore. Ahimè, vengono attirati. Si lanciano addosso ad Alba, che usano tutti i loro incrementi per danneggiare Alba in una maniera brutale e animalesca. Ti fanno un totale di 8 ferite. È morta. E ora si hanno buttato a terra e ti stanno ringhiando in faccia. Bruttissimo. Senti eh sì. L'alito pestilenziale sul tuo volto, che stranamente non è caldo. Orribili, che schifo. Capisci quando ti toccano che i denti sono affilati ma al tempo stesso morbidi. Tocca a loro, hanno utilizzato tutti gli incrementi in un colpo. Mira ne ha uno, ma anche Ben. Io vedo Alba che è in difficoltà. La quindi sta morendo. Mi trovo all'ingresso. Diciamo che è più tramonto adesso che Alba. Mamma io mia. Io mi trovo spettino. All'ingresso, però la vedo in difficoltà e non l'abbandono. Quindi sì. Vabbè, io ho il mio ultimo incremento. Ero arrivato alla porta, ma scatto verso Alba. Spialle. E sfodero la mia piccola sciabolina e mi metto davanti a lei con la mia piccola stazza. Non l'avrete! Gli ha fatto 8 ferite, non 8 ferite drammatiche, perché infatti mi ricordavo con 4 ferite drammatiche se muore. Gli ha fatto 8 ferite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e circa metà vita. Circa metà vita, se non aveva già subito altri danni. Se ha subito altri danni è oltre la metà vita. E scatta la seconda ferita drammatica. Tra l'altro con le ferite drammatiche si sbloccherebbero delle capacità uniche che si sbloccano nel momento in cui si è in difficoltà, perché insieme sì, gli eroi, i protagonisti sono talmente straordinari che più perdono vita, più spesso ottengono dei bonus per affrontare le difficoltà e uscirne vittoriosi, perché sono fottuti eroi. Due di loro, perché uno la sta tenendo a terra e due di loro sollevano il non capo. Non c'è mediamente, tutte le schede sono uguali in Seven. Ti guardano. Quattro ferite drammatiche, cinque ferite ciascuno. No, ho usato un incremento quindi sei a zero. Un punto eroe. Non funziona. Sara.
Però c'è Mirae che ha sulle spalle Victor, svenuto, che ha ancora un ultimo incremento prima che il clock vada avanti. Ok. Hai due opzioni davanti. Una è il lato chiaro e una è il lato oscuro. Sì. Ok, allora uso l'incremento per correre indietro, che non riesco a credere che dico questa cosa, verso i pesci mostri, un punto atletica, però per compiere un incredibile gesto atletico di cavalcarne uno. Ok, quindi io cavalco, salto su quello che sta puntando lei. Eccoci. Come vedete, si vede la freccina. Dai, picco. Eccoci qua, sì. Come vedete, quattro ferite normali, una ferita drammatica. A ogni ferita drammatica, 1, 2, 3, 4, si sbloccano dei poteri particolari, che non sono riportati su questa scheda, l'ho aperta una a caso che ho trovato su Google. Ma non è che i personaggi hanno 20 di vita, perché 4 più 1, 5 per 4, 20 di vita totale. Hanno la tua vita, sono le quattro ferite drammatiche in 7C. Se, come è successo prima, forse mi ricordo male, mi sembra che Victor avesse inflitto due ferite drammatiche dirette a Mirae, perché i malvagi o i mostri molto speciali, molto forti, possono infliggerti direttamente le ferite drammatiche. Se tu arrivi a quattro ferite drammatiche sei giù, cioè è finita. Basta, non importa quante ferite normali hai collezionato, quelle normali servono soltanto a scaglionare quanto peggiore la tua ferita drammatica. Le ferite drammatiche, giustamente come dice Polenta, fra una scena e l'altra guariscono, le ferite drammatiche no. Compaiono solo se vengono curate appositamente, invece fra una scena e l'altra tira i fulli di ferite secondarie. Due ferite drammatiche le aveva inflitte Gabriel a Victor con due pistole. Ok. Questo è il funzionamento di 7C. Capite bene che giocare una campagna, anche se editata, e non avere in testa queste informazioni è molto grave. Cioè, nel senso, gioco male, non capisco quanto è grave quello che sto facendo. Cioè, Alba, le otto ferite, come l'ha presa? È consapevole del fatto che è meno di metà vita? È presa molto male? Perché ha tirato su di sé tre mostri? Sapeva che andando a zero incrementi subito dopo sarebbe toccata ai mostri e la mangiavano viva? Se non si ha la consapevolezza del gioco, si rischia di fare delle scene incoerenti, cioè che non avremmo voluto giocare, ma perché non abbiamo dimestichezza noi. Molto importante, molto molto importante. Lo prendo e come gesto atletico eroico mi lancio contro gli altri due. Ok, utilizzi un punto eroe per fare questa cosa? Sì, okay, per lanciarmi e schiantarli tutti e tre insieme. E ben vede Mirae che... Torniamo un attimo indietro. Okay. Victor. Sì, Victor lo uso per coprire gli occhi del mostro, così è confuso e non vede. Quindi anche il master tenendo. È un po' confuso, ma facciamo finta. Lo sto tenendo. Interpreto, ammetto che mi sono perso. Una forza incredibile. Ben vede Mirae che scatta con un gesto atletico simile a quello che aveva fatto prima per saltare oltre Victor. Salta sopra a... il mostro che stava brancando Alba. A quel punto lì usa il corpo di Victor, perché per non è pesante e io lo lancio, per lanciarlo sopra la testa del mostro che si schianta per il peso a terra di fianco ad Alba. E a quel punto Mirae è riuscito a far cadere un mostro e gli altri due non sono più attratti dallo spadino di Ben. Ma non c'è nessun problema, perché il clock prosegue, visto che abbiamo raggiunto tutti gli zero incrementi, e l'acqua sale ancora un po', arriva alle ginocchia. Questo cosa significa? Che sono cazzi. Perché? Perché i mostri sono acquatici. Anche io. Non mi risulta. Anch'io sono acquatico. Non mi risulta. Dichiarate nuovamente i vostri... Vi dico già che sono gli ultimi approcci che farete, perché il prossimo clock... Allora, io cambio approccio e vado di proprio corsa, me ne sbatto il cazzo, corro fuori. E uso vigore e atletica. Ci siamo messi in tre incrementi. Alba? Intanto ero ed Alba. Così, con un braccio. Grazie, ben. Cambio approccio, vigore e anche di atletica. Lanciato. Uno, ma ci sta, due, se, sì, tre, ci sta, non è che stiamo qua. Tre. Ben. Io con il mio spadino voglio tagliare il licio a uno dei due mostri, quello che ho davanti. Grazia e mischia.
Allora, 10, 10, 3, 6, quindi ho 3 incrementi. Non uso atletico, uso mira. Ma spari? No, uso il gatto. Ok. Non ho capito. 4, 5, 6, 7. 7 incrementi. Tiro anche per i mostri. 4 incrementi. Sentite l'acqua che comincia appunto a farvi freddo attorno alle ginocchia. Mirai a 7 incrementi. Ci sono gli altri due che stanno ancora puntando. No. Adesso sei molto interessante per loro. Sì, perfetto. Scappate verso il montacarichi. Io uso un incremento per cercare di schiantarmi con tutta la forza che posso con il mio dimostro contro quei mostri. Che approccio è che hai fatto te? Miro verso di loro. Grazie, miri mira. Con il mostro? Avvocatese, avvocatese. C'è dell'Andros in questa navigazione. C'è dell'Andros. Ha senso, bravo. Usando il suo... Beh, coso. Effettivamente deve mirare dove... Lo concedo. Senti che il colpo, quando hai lanciato il mostro contro gli altri, li ha fatti vacillare, quindi probabilmente l'hanno sentito. Ok, perché ora sono io con tutti quanti e i tre mostri, che bella cordicola. E Victor. Che sta affogando di nuovo. Sì, perché ormai a questo punto sei ricaduto per terra. Minchia, Victor. Ma non è mica colpa sua, scusa. Tutti quei muscoli non potevamo metterci un galleggiante. Cosa uso vuol dire? Un secondo incremento per mirare con Nova verso i mostri per far sì che lei si aggrappi da dietro a uno dei mostri cercando di tenerlo distratto, così gli gira intorno. Ok, visto come sei stato coraggioso, vedi che si lancia e comincia a graffiare nella zona dei bulbi oculari bianchi del mostro, come fanno i gatti attaccano sempre agli occhi. Sì. E effettivamente il mostro, vedi che anche con le che cerca di fare qualche cosa, ma Nova è veloce e riesce a schivare i colpi. Oh, una volta tanto funziona. E... Miau. Una mia decisione. Okay. 6 a 5, sei ancora in vantaggio. Ancora io, va bene. Ne uso due per cambiare approccio in atletica e saltare giù per prendere Victor e scappare. Per scappare dai mostri si attiva la inarrestabile del mostro, devi usare due incrementi per scappare dai mostri. Sì, in questa cosa può essere parte del, anche riprendere Nova mentre scappo. Sì, scappo, Nova, Nova che... vede che a un certo punto stai andando, salta. Allora, salto. Ok, perfetto, va bene, allora. Okay. Hai un incremento. E io sto scappando via con Victor, quindi il mio l'ho fatto. Arrivederci, grazie. Salvatevi. Sì. Tocca ai mostri che approfittano che Alba è ancora a terra per cercare di sbranarla. In due stavolta cercano di colpirti e ti fanno 5 danni. Ok. Uno dei mostri ti salta addosso con le chele, cerca di fermare i tuoi arti in modo da tenerti a terra e stanno lavorando in squadra. Quindi arriva l'altro, vedi la sua testa non arrivare così, ma dall'altra parte, quindi è girata. Figo. Che cioè, no. Ti punta l'illicio luminoso addosso e lo usa come per sentire il tuo odore. Lo trascina sul tuo volto. È molto hentai tutto questo. È molto hentai. Sì, vabbè. E ti dà una zannata sulla spalla e la senti parecchio. Ok, ok. Ah, cazzo! Quindi tocca a me? Quindi tocca a Rob Alba e Ben Ben contemporaneamente. Ok. Io sono lì, sono di fianco a lei con la mia sciabolina. Sì. Uso l'incremento per tagliare sto cazzo di licio. Riesci con un movimento abbastanza fluido. Lo tagli abbastanza facilmente. Danni, guardando l'essere, ti sembra che abbia una pelle abbastanza chitinosa, resistente. Coriacea, sì. Esatto. Però in realtà il licio molle come fosse un tentacolo e infatti cade a qualche metro di distanza. Appena tagli la sua luce, scatta subito in alto e uno schizzo di sangue viene lanciato via. Ok. Lo senti urlare come più o meno come l'avevi sentito quando avevano preso le fiammate da Montoya. Uso un altro incremento per prendere Alba
e trascinarla verso la porta, verso l'uscita. Quindi la prendo però e... Però questo è atletica. Cambio approccio e la trascino indietro. Okay. 6 a 0 incrementi. Sì. Col fatto che ti servono 2 incrementi per scappare, siete solo allontanati. Sì, mi allontano Ma non siete fuori pericolo, contrariamente invece a Mira e Nove, che sono più distanti. Alba, in questo momento, la creatura che ti stava tenendo con le chele, quando ha visto il suo compagno essere ferito, è stata un attimo spaventata anche lei e ti ha mollato. Ok. Però capisci che è questione di secondi. Quando poi vieni afferrata da Ben Ben, capisci che ti ha salvato la vita. Utilizzo un incremento, mi alzo il più scattante possibile e comincio a correre trascinandomelo dietro. Il mostro o Ben Ben? No, Ben Ben. Ok, utilizzo 2 incrementi per ripigliarmi, prendere Ben Ben e scappare a gambe levate il più lontano possibile dai mostri. È abbastanza faticoso, ah, perché non solo sei ferita, ma ormai l'acqua arriva alle ginocchia, quindi il movimento è molto claudicante. Roberto. Come diceva un saggio, it's showtime. Ah, sì. Così. No, allora, io uso, io ho vigore e atletica. Uso un punto eroe di nuovo per usare equilibrio perfetto, quindi prendo la rincorsa, acchiappando i vestiti... Tuoi o di Victor? I miei, no, Victor si incula. Acchiappando i vestiti, salto... Anche Mira è senza giacca. Non è il mio problema, non è che posso vestire tutta Rutenia. Cioè, capito? Devo vestire acchiappo tutta... i vestiti, io ti I miei, mettevo... I miei, no. Non è che già glielo avevo dati, si sono persi, cioè adesso... Correndo, acchiappo i vestiti, prendo la rincorsa, salto dietro le bestie e mi ritrovo di fianco ai Montoya. E questo era il mio punto eroe. Con 2 incrementi, quindi che do un ordine a tutti e due, quindi a uno e all'altro, li guardo, gli faccio... È il momento. Toro è imbestita. Gli do il comando di fare l'attacco che loro sanno e con l'ultimo incremento comincio a correre anch'io verso l'altra stanza per scappare. Ok, perfetto, 6 a 0. Vedi i Montoya che insieme dicono sì. Sì, io aspettavo solo esatto. Quello. Perché loro comunque aspettano, ufficialmente sono tuoi sottoposti. E io ho dovuto aspettare che fossimo tutti fuori dalla stanza per fare sta roba. Perché... A quel punto vedi i Montoya che si mettono spalla su spalla. L'acqua comincia a vorticare e al tempo stesso l'acqua che passa sulle mani della fiamma comincia a scaldarsi, il vapore acqueo comincia a generarsi, un turbine di acqua e vapore si solleva, viene creato un muro di vapore e insieme fanno una fiammata, una colonna di vapore acqueo ustionante impatta come un muro addosso alle 3 creature che vengono sbalzate di almeno 6-7 metri sopra la mappa in rilievo. Una di loro capite che non gli ha fatto bene schiantarsi. È bollita. Sono bolliti. I Montoya, dopo aver fatto questa cosa qua, si danno la mano, fanno... Brofist. Esatto. E corrono dietro Roberto. Infatti io, nel momento che sento che è partita la vampata, io ormai le riconosco. Vamo! Vamanos! No! Cur cur cur! I mostri sono completamente fuori dai giochi, nel senso che sono distanti da voi. Li sentite ancora fare il loro verso caratteristico, quindi sapete che non sono totalmente morti. Ma credo che non sia un vostro problema a questo punto. Annaspando nell'acqua, Mira è ancora un incremento, volendo, sì. Però siamo subito fuori dai turni. State correndo verso la zona del montacarichi, suppongo. Sì. Sì. I Montoya arrivano dopo qualche secondo, illuminano la stanza. Ok, adesso... Io corro dietro la cascata e mi aggrappo alla catena, anche perché io sono ancora agile, non ho preso danni. Okay. Cioè, non ho le sopracciglia, però il mio corpo c'è. Io vado con Ben Ben, faccio cenno ai Montoya di seguirmi, in modo tale che ci... Aprono l'acqua. Vale. Aprono l'acqua, certo, perché uno serve solo per aprire l'acqua, l'altro mi dà una mano a tirare la catena. Tirate, okay. tirate tutti insieme e più velocemente possibile fate scendere il montacarichi. In lontananza sentite le creature che si stanno riavvicinando. Io li guardo e faccio Ben Ben, Alba, primi. Io blocco il corridoio. Montoya, ritirata e poi giù della carta. Dai, cazzo! Ben Ben, tu e Alba, primi. Sì. Montoya, rimanete qua alla catena in modo tale da ritirare giù la piattaforma, perché a più di due sennò non sale. Io vado a tenere il corridoio. Andiamo, Alba! Io sputo sangue e salgo. Beh. Prendo Alba e saliamo sulla piattaforma. Grazie, ragazzo.
fate il più velocemente possibile ed effettivamente succede, il montacarichi torna su anche perché viene spinta la catena per fare in modo che sia più veloce. Quando arrivate su non è buio perché ancora fuori capite che le luci che stanno roteando stanno facendo luce, ma è meno di quella di prima, quindi quello che Alba aveva capito giù da basso probabilmente è la verità, le luci hanno avuto un danno. Qua non c'è più acqua perché siete al piano superiore, quella luce debole che entra vi fa notare un enorme ammasso di corpi devastati. Davanti a voi ci sono soldati ruteniani che sono stati aperti a metà, alcuni di loro sono completamente mutilati. Ottimo. Sangue interiora ovunque. Gore. Io sono sconvolto, cioè Ben arriva su e rimane impietrito davanti a questa scena. Sì. Traumatizzato. Vi sbrigate, dicono i Montoya. Sì. Scendiamo, vieni. Sì. La tiro via dalla piattaforma. Io sono davanti al corridoio comunque con la spada, perché se questi arrivano qualcuno dovrà bloccare, cioè, quindi... L'acqua sta ancora salendo, a questo punto qua è quasi alla vita. A questo punto Pedro dice, capitano, posso aiutare in qualche modo? L'acqua è abbastanza perché io ho una corrente ascensionale. Tiriamo giù il montacarichi, blocchiamo e usiamo la corrente. Un'ondata di acqua quando siete saliti sul montacarichi. Tutti, anche Montoya, nel caso che le mangio. Ecco, cazzo che li lascio qua, sono tipo i miei Pokémon preferiti. Si solleva tanto da spaccarsi. Il montacarichi arriva molto più velocemente del previsto e stum, vedi proprio che sta cedendo la struttura. A quel punto i Montoya ti afferrano, ti lanciano e tu cadi in mezzo ai corpi pieni di sangue. I Montoya saltano e appena sono saltati dove sono i corpi, la piattaforma crolla. È abbastanza impossibile da riparare. Che schifo. Siamo stati noi. A fare che cosa? A uccidere tutti. No, sono stati i pesci. Comunque adesso prendiamo e andiamo. Andiamo che qua l'acqua sale giù e sta. Andiamo. Veloce, veloce, sì, veloce. Ok, ok. Proseguite verso il corridoio, notate altri corpi. Probabilmente una ventina di soldati sono stati uccisi, mutilati malamente. Proseguite, proseguite, più uscite e più capite che fuori la situazione non è per niente bellina. Le luci stanno roteando in maniera asincrona. Prima era un cerchio così, adesso stanno avendo dei problemi. L'acqua, capite che non è più dritta come un muro, ma vedete, comincia a cadere. Come se fosse una piccola frana, ma di acqua. E infatti il fondo, come avete visto all'interno dell'edificio, si sta alzando. Io continuo ad andare verso l'uscita, ma continuo a guardarmi intorno e mi sento malissimo. Cioè, perché penso che abbiamo combinato qualcosa di brutto. Io mi chiedo semplicemente, ma per quale motivo c'era un'arma che doveva battere quelle luci? Cosa serviva questa cosa? Non è il momento per parlare adesso, ne parliamo sulla nave. Okay. Vai, vero, corri, 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 corri. E infatti, vedendo che Ben è un attimo così, io me lo acchiappo e me lo carico sulla spalla. E sull'altra spalla mi carico anche lei e corro. Lascio cadere i vestiti. Non ho tante mani, non ho abbastanza mani, quindi me li carico sulla spalla e corro. Vado un po', cammino un po' più veloce, perché lei non ce la fa camminare, lui è un attimo scioccato, quindi pum pum me li piglio sulla spalla. Mira, c'è Victor sulle spalle. Esatto, i Montoya stanno a posto. Correte, correte e vi rendete conto che effettivamente camminare con l'acqua alla vita non è per niente facile. Proseguite finché a un certo punto vi viene praticamente Pedro, impossibile. Fai una via senza acqua che almeno corriamo un po' più veloce. Che cosa ti ho portato a fare? No, c'è troppa acqua, non riesco a comandarla. Scusa, non volevo. E continuo a correre perché comunque ero arrabbiato perché pensavo che non stesse facendo niente. No, è troppa acqua. Qua se dovesse crollare il muro di acqua. Siamo nella merda. No, nell'acqua. Un'acqua piena di merda. Andiamo! Andiamo! Correte e ormai dovete per forza cominciare a nuotare perché sta salendo sempre di più. Dietro di voi ormai l'edificio è a metà. Probabilmente si sta totalmente riempiendo e nuotate, nuotate, io nuotate, al nuotate. Io chiedo al capitano di mettermi giù. Sì, così no, quando nuoto, l'acqua sì, mi arriva sì, qua no, che non riesco più a toccare quei piedi, vi lascio andare. Dico, mettimi giù e nuoto. A un certo punto sentite un tututum, le luci dietro di voi si spengono totalmente e venite sommersi da metri e metri di acqua.
nuotate, immagino, verso l'alto, vedete sballonzolati per qualche secondo, perché comunque l'impatto di tonnellate di acqua che vi fanno girare, eccetera, perdete tutti le persone che stavate portando addosso. Però Alba e Ben Ben non sanno comunque nuotare. Uscite fuori, prendete una boccata d'aria e quando vi girate le luci non ci sono più. C'è solo il riflesso delle due lune di Tifone, il pianeta in cui vi trovate, che riflette sul lago mosso. Finale particolare, pensavo più intenso. Forse c'è un po' scredit. Forse corto. No, meno di un minuto di Pascal. Forse sì. Ma raga, ma quindi la dea della vendetta si chiamava veramente Veronica? Non si chiama Veronica! Smettetelo! No, chiedo, è stato un casino editare quel pezzo, ma ti casinisti che non siete altro. E lei tolto o devi più arrivare? No, non c'è nessuna Veronica. Non c'è mai stata nessuna. Che tu hai cercato di cercare che c'era il tempo di Veronica. Ma dobbiamo ancora cominciare, sono giovane che sto piangendo. Aspetta, hai scritto. Sembra strano, ma ho degli appunti. Tra quelle cose più grandi sono le ricordo. Guardati, nota bene. Cosa? Kyla. Se non Kalia. Non Kalia, però sei stato bravo nelle scorse puntate. Vedi, guarda, c'è qua gigante. Sembra memento. E quindi ogni volta, Alieva! Kyla! Non si ricordava il nome? Scusami. Alieva e non si ricorda il nome. Ma io non lo so, non mi dissocio. Ma io ogni tanto guardo perché non vedo comparire... In tele sono in ritardo. Potete controllare le storie? Sì, ho fatto tutta sta rasciata. Sentiamo la musica. Tutta sta rasciata incredibile. E fagli il raid e poi ci paccano. Oh, non è possibile che salta l'episodio, dai. Pre-show alle 16, ma che maledetti! Hanno cambiato di nuovo orario, ma gli devo chiedere ancora quando cazzo fanno le live. E niente, non li raidiamo allora, signori. E si attaccano al cazzo. E cosa dobbiamo fare? 2-3 settimane che iniziano alle 16. Da quando non hanno lo studio, giusto, perché facevano il pre-show a distanza. E vabbè. E noi ci salutiamo così, fa niente. Allora, signori. Oggi siamo stati un po'. Oggi eravamo un po' belli carichi. Un'altra vera di live? No. No, anche perché penso che la realtà mi picchia se non vado un po' a tenere il bambino io, giustamente. Però su questo fronte stavo pensando... Allora, domani non so se ci sarà la live, adesso ci ragiono, devo anche riguardare l'agenda se ci sono appuntamenti, visite mediche, cose. Quindi, come sempre, vi aggiorno sui social, principalmente Instagram, non so più come dirvelo, ma... Stavo anche considerando l'idea. Oggi eravate tanti, belli carichi, belli presi bene. E ho riflettuto dicendo: ma forse ha più senso guardare insieme l'episodio il giovedì, prima della pubblicazione dell'episodio successivo. Perché almeno per chi l'ha già visto è passata una settimana. Quindi se lo riaccolla volentieri. Chi non l'ha visto se lo guarda insieme. E devo riflettere su questa cosa qua, perché effettivamente guardarlo subito il giorno dopo la pubblicazione, chi l'ha visto il giorno prima, il live watch a nemmeno 24 ore è un po' peso, però ve lo siete sempre accollato. Il mio dubbio del fare così, vabbè, uno, gli spoiler, ma è difficile, non me ne arrivano praticamente mai, se sto dicendo non spoilerarmi niente per 3 settimane, quindi dovrebbe essere abbastanza easy. Non vorrei che a voi risultasse un po' pesante guardarsi l'episodio con me, magari farsi 3 ore di live con me, poi raidiamo in tail, vi fate un'ora di pre-show, poi vi guardate di nuovo l'episodio, cioè può venirvi un po' stucchevole questa giornata full navigavia, però non escludo che magari settimana prossima facciamo così e l'appuntamento del venerdì lo stoppiamo momentaneamente, anche causa bimbo, comunque un attimino di stabilità, le live riprendono, ma magari 2 appuntamenti a settimana, non 3. E la live del venerdì e del giovedì si accorpano, diventano una cosa sola. A maggior ragione se loro cominciano alle 16. Se loro diventano fissi alle 16 abbiamo più tempo. Noi posso cominciare dopo, posso gestire un po' in modo diverso.
Ci aggiorno, come sempre vi aggiorno sui social, come vi dicevo. Adesso facciamo un raidino. Ma io ho visto che c'è di nuovo live mio fratello con i Pokémon, vi butto da lui, così, giusto perché esordiente, almeno gli fate un po' di compagnia. E niente, signori. Grazie della compagnia, grazie delle chiacchiere. Oggi una bella live, secondo me abbiamo detto tante cose. Ho tante cose da dire anche ai diretti interessati di Intel. Vi saluto, buon giovedì sera, qualsiasi cosa facciate voi nei vostri giovedì. Sicuramente guarderete l'episodio di Navigabia. Se non lo guardate, non preoccupatevi perché poi lo guardiamo insieme. Se lo guardate, segnatevi un po' di cose, perché almeno quando lo guardiamo insieme, senza spoilerarvi niente, spoilerarmi niente, ma ci abbiamo della roba di cui chiacchierare. Io preferisco la reaction il giorno dopo, abbiamo ricordi più freschi. Ok, magari faccio un sondaggino su Instagram, adesso me la studio un attimo questa soluzione qua, me la considero un attimino. Detto questo, signori, forse ci vediamo domani, forse ci vediamo lunedì, ci vediamo. Se non è domani, è lunedì, in live. Se no, c'è il video, insomma, le cose. Buona serata a tutti, buona visione per chi guarderà l'episodio. Salutatemi ragazzi di Intel, avrei voluto darli, ma non è possibile. Adesso farò un vocale al buon Simone. E ci vediamo alla prossima. Domani o lunedì. E chissà lunedì cosa succede. Chi lo sa?